Buongiorno a tutti e benvenuti all'incontro Political EU sull'Europa e le politiche di migrazione. L'incontro si articolerà con delle presentazioni, una tavola rotonda. Do subito la parola a Stefano Polli, direttore dell'area esteri dell'ANSA, che condurrà questa prima sessione. Stefano. Grazie Paolo, buonasera, grazie a tutti per essere qui. Noi siamo qui oggi a Napoli perché questa è la quarta tappa di un percorso molto ambizioso e impegnativo che la rappresentanza in Italia della Commissione europea sta portando avanti da tempo. Ed è un modo diverso di parlare dell'Europa, un modo diverso di cercare di capire l'Europa e anche un modo diverso di fare qualche proposta che forse possa essere seguita. Non è un convegno, non è una conferenza di quelle tipiche che conosciamo. Stamattina ci siamo riuniti per 3 ore con una serie di, con un numero di esperti, di studiosi della tematica l'Europa e le migrazioni. Abbiamo buttato giù qualche proposta che poi vi illustrerò. Oggi proseguiamo nel pomeriggio con vari interventi e alla fine di questa giornata ci sarà un documento che vuole essere un documento concreto, costruttivo, di proposta per quello che l'Europa può fare in un settore strategico, difficile, delicato e complesso come quello delle migrazioni. Per questo quarto appuntamento, per parlare appunto delle questioni dell'immigrazione, è stata scelta Napoli, mi sembra una scelta eccezionale. Abbiamo lavorato in sale magnifiche, in questa splendida università e ringraziamo per l'ospitalità. Abbiamo una vista fantastica del mare da queste finestre e anche questa sala, devo dire, è di una bellezza sconvolgente. Abbiamo qui con noi, prima di illustrare il risultato del lavoro di stamattina, io saluto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ci fa l'onore di essere qui con noi e io, signor Sindaco, le darei volentieri la parola se lei vuole dirci qualcosa sull'impegno. Certo. Buonasera. A voi tutti, ringrazio la rappresentanza italiana della Commissione europea per aver scelto Napoli per un tema così importante e lungimirante, l'Europa e le politiche di migrazione. Mio è un saluto istituzionale, un tema però molto caro. In qualche minuto europeo farò una breve riflessione. Una prima dobbiamo capire di che parliamo. Quando facevo il magistrato in Calabria, il procuratore mi diede la delega di occuparmi dei trafficanti di esseri umani e della riduzione in schiavitù che alcuni italiani e alcuni stranieri facevano nei confronti delle persone che dall'Africa centrale e dall'Africa settentrionale volevano arrivare in Italia. Io non so quante persone sanno che ci sono persone che appena arrivano in Italia vengono prima detenuti in dei luoghi che vengono chiamati centri di accoglienza temporanea, dove le persone sono detenute senza aver fatto nessun reato, quando escono vengono sequestrate. Sequestrate da organizzazioni criminali, quindi molto spesso sequestrati, e vengono liberati quando viene pagata la somma del riscatto, che sono alcune migliaia di euro che queste persone devono pagare per il viaggio della speranza. Che cosa accade se queste persone non pagano? Sono senegalesi, nigeriani, marocchini, tunisini, algerini, vengono fatte delle violenze spesso inaudite nei confronti dei figli, delle mogli e delle madri. Quindi molto spesso è questo il tema. Non è solo quello delle fotografie e dei servizi dei telegiornali che ci fanno vedere i barconi. Quella è una parte del tema. L'altra parte è che queste persone devono pagare, e per loro 5.000 euro, 10.000 euro, non sono i 5-10.000 euro della Germania, della Francia, dell'Italia e dell'Inghilterra. Sono somme consistenti che spesso impiegano una vita per poterli mettere da parte. Poi ci sono i barconi. E qui porto rapidamente la mia esperienza di parlamentare europeo, dove contribuimmo insieme ad altri parlamentari europei a
a fare due interrogazioni parlamentari, secondo me, importanti. Una contro la Francia e una contro l'Italia. Contro la Francia, quando ci fu la decisione del governo francese di deportare i Rom fuori da Parigi, e la seconda dell'Italia, quando ci fu una decisione dell'allora governo italiano di dare la disposizione di aprire il fuoco attraverso la nostra marina militare nei confronti dei barconi che dall'Africa tentavano di giungere in Italia. Quindi il nostro è il paese che ha incriminato pescatori per favoreggiamento all'immigrazione clandestina perché prestavano soccorso, il nostro paese, culla del diritto, è il paese che ha sequestrato i pescherecci dei pescatori, è il paese che ancora prevede in qualche modo la detenzione amministrativa e penale nei confronti di persone che non hanno fatto un reato ma sono clandestini, quindi l'immigrazione clandestina. Questa teoria penalista, per chi è giurista, fu inventata nel ventennio del secolo scorso, quando si punì la colpa d'autore. Cioè una persona veniva punita, incarcerata e incriminata perché aveva una qualifica soggettiva. Oggi noi abbiamo scoperto la qualifica soggettiva dell'immigrato clandestino. Sei colpevole perché sei clandestino. Poi si fa una legge e si dice no, ma io il permesso di soggiorno te lo do se dimostri di avere un lavoro. Quindi io credo che il Parlamento europeo che si andrà a insediare da qui a breve, al quale io do una grandissima importanza, perché l'Europa deve fare uno scatto di reni, deve passare dall'Europa delle transazioni finanziarie, delle merci, dei mercati e dei capitali all'Europa delle persone e dei diritti. C'è bisogno di un nuovo umanesimo, c'è bisogno di dare diritti a quelle donne e a quegli uomini che fecero poco tempo fa una catena umana a Siracusa per accogliere i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ci vuole l'Europa come fa il sindaco, mia collega di Lampedusa, che tra mille fatiche, tra spending review e sindaci senza soldi cerca di dare accoglienza. Lo vuole fare nel nostro piccolo una città come Napoli, che vede nella contaminazione tra i popoli, nella contaminazione tra religioni e culture, la carta d'identità del nostro mondo e della nostra Europa. Quindi io credo che ci sia bisogno di leggi diverse. Se voi interrogate tutti i parlamentari che attualmente siedono tra palazzo, tra la Camera e il Senato, dicono che sono tutti d'accordo, sinistra, centro, destra, Movimento 5 Stelle, tutti, per fare una legge sullo ius soli. Penso che ne avete parlato anche stamattina, cioè una legge che dà la cittadinanza a chi nasce nel nostro territorio italiano. Beh, questa legge non c'è ancora. Non c'è ancora, quindi ci sono nostri concittadini, in realtà, che non hanno gli stessi diritti delle persone cosiddette italiane. Noi abbiamo voluto fare nella nostra città un atto simbolico, che non è però solo simbolico e vi spiego perché, quello di dare la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati che nascono nella città di Napoli. Anche se fosse solo un atto simbolico ha comunque la sua valenza, ma non lo è, perché per quelli che sono, chiamiamoli così, diritti comunali, i diritti che spettano, diciamo, alla normativa e alle delibere del comune, essere cittadino onorario, quindi essere figlio di un immigrato, ha un suo valore, nel senso puoi partecipare a delle graduatorie, puoi partecipare a dei bandi, ti puoi mettere nell'assegnazione delle case per l'edilizia sociale e popolare, insomma puoi avere sostanzialmente gli stessi diritti, per quello che sono le competenze comunali, dei napoletani o degli italiani che decidono di vivere e stare nella nostra città. Quindi io mi auguro, ecco, per concludere, che queste esperienze servono soprattutto a infiammare i cuori delle persone, a far conoscere, perché molte cose non si sanno. Io invito tutti ad andare a visitare non solo le carceri del nostro paese, per le quali noi ogni volta veniamo condannati dalla Corte di Strasburgo, ma forse anche i centri di detenzione amministrativa, perché per chi ha studiato diritto, e non solo per chi ha studiato diritto, poi io ho fatto anche il magistrato, tenere una persona in un carcere e parlare di detenzione amministrativa, cioè per il nulla, quelle persone stanno incarcerate, perché sono persone che non è che come noi si spostano quando andiamo in Gran Bretagna o negli Stati Uniti o in Germania per fare un viaggio di turismo. Sostanzialmente, se andiamo a vedere, si spostano o per fame o per sete o perché ci sono guerre di religione, carestie e altro tipo. E noi non siamo stati capaci nemmeno durante il bombardamento in Libia da parte della NATO e dei paesi dell'Alleanza Atlantica di dare un permesso di soggiorno ai rifugiati politici.
cioè il nostro paese non è riuscito nemmeno a garantire il permesso di soggiorno e l'asilo ai rifugiati politici. Quindi io parlo, c'è cioè un linguaggio magari che è un po' crudo, è un po' duro, però è un'autocritica nei confronti del nostro paese, che secondo me bisogna fare perché l'Italia è il paese della culla del diritto. Il diritto nasce in Italia, nasce in Germania, è da lì che devono nascere le sensibilità più grandi. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che i parlamentari europei italiani che andranno a sedere a Strasburgo e a Bruxelles si impegnino affinché il Mar Mediterraneo diventi finalmente un mare di pace e che non andiamo ogni tanto a raccogliere cadaveri o andare a incriminare persone che devono scegliere, come i pescatori di Trapani, di Palermo e della Sicilia, che cosa faccio? Salvo queste persone e quindi, diciamo, non ho vergogna di guardarmi allo specchio la sera quando vado a dormire, o porto seguo alla legge italiana e faccio finta di non vedere e salvo quindi il mio posto di lavoro e il mio mezzo che è il peschereccio? Questo è un dilemma moralmente e giuridicamente vergognoso. Quindi mi auguro che il Parlamento e il Governo italiano e il Parlamento europeo possano scrivere pagine di uguaglianza. I cittadini, proprio perché sono diversi, sono tutti uguali. La diversità è una ricchezza e non è un pericolo e quindi veramente torniamo al manifesto di Ventotene scritto da Altiero Spinelli. Uniti nelle diversità. E lo dico anche tenendo presente quello che sta accadendo in Russia, in Ucraina e in Crimea. Che bello poter pensare a un'Europa federale unita che vada dal Portogallo alla Russia, un'Europa in cui la diversità è una ricchezza, in cui siamo tutti fratelli e sorelle, tutti uguali e tutti diversi allo stesso tempo. Il diritto deve fare la sua parte e finora, devo dire, le leggi ci hanno fatto in alcuni momenti vergognare di essere italiani e di essere occidentali. Buon lavoro. Ringrazio l'intervento del sindaco che apprezzo molto. Tra l'altro ci sono due linee, io individuo due linee nel suo discorso che poi sono comuni al lavoro che abbiamo fatto stamattina. Da una parte i principi e i valori che sono la base della costruzione europea e dall'altro le regole necessarie per l'immigrazione. Il diritto da un lato e l'umanità dall'altro. E questo è stato un po' il dilemma del lavoro che abbiamo fatto stamattina. Qui con noi abbiamo il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova e il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea Lucio Battistotti, ai quali darò fra breve la parola per i loro interventi, ma prima volevo sintetizzarvi le conclusioni del lavoro fatto stamattina. Come dicevo, un lavoro diverso, non è un convegno dei soldi, è un convegno nel quale si lavora. C'è un interscambio di opinioni culturale importante e lì vedete c'è un pannello con alcuni post-it attaccati, ci sono molte pagine con questi post-it. Il lavoro di stamattina funziona così, ha funzionato sempre così in queste prime quattro tappe di questo nuovo percorso che la rappresentanza in Italia della Commissione Europea sta portando avanti. Si riuniscono esperti di una materia, in questo caso il fenomeno delle immigrazioni, e dentro una stanza si sta insieme per tre ore, stamattina tre ore abbondanti, divisi per tavoli, con sei persone a ogni tavolo, si fanno tre domande e da ogni tavolo, attraverso un dibattito, uno scambio delle esperienze diverse dei partecipanti, si ottengono delle sintesi di proposte. Poi queste proposte vengono elencate, c'è un gruppo ristretto di persone che poi fa una sintesi di queste proposte che poi alla fine verranno pubblicate e nella speranza che qualcuno le possa seguire. Cercherò di essere breve perché alla fine sono quasi 90 le proposte che sono uscite fuori, abbiamo fatto una sintesi di due paginette che io adesso vi illustrerò nel più breve tempo possibile. Devo dire che la sintesi di tutto questo è che dalla riunione di oggi emerge la richiesta di un ruolo più forte dell'Europa, di un ruolo politico dell'Unione Europea, un'Unione Europea che a volte pare un po' rinchiusa in se stessa nelle discussioni sui grandi temi economici, sulla crisi economica che sicuramente c'è, però è un'Unione Europea che dovrebbe provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ha le possibilità per farlo, è una grande entità,
ha tutte le possibilità per essere davvero un attore globale, anche nel Mediterraneo, dove la storia e la geografia condannano l'Europa, tra virgolette, condannano a essere protagonista. La prima domanda era quale ruolo può giocare la migrazione per far fronte ai cambiamenti demografici in Europa? È un approccio pragmatico, abbiamo parlato di valori e di principi sicuramente, ma anche di questioni concrete, perché poi la politica si fa con le cose concrete. Allora, è emerso con chiarezza che l'immigrazione non deve essere considerata un problema, va un po' rovesciato l'approccio che abbiamo verso questa questione, ma deve essere considerata una risorsa e un'opportunità per il futuro dell'Europa e dei cittadini europei, e dei futuri cittadini europei che forse vengono da qualche paese della sponda sud del Mediterraneo o addirittura dall'Africa subsahariana. Questo deve essere, secondo quello che emerge da questa riunione, l'approccio politico e culturale, ma naturalmente ci sono molti nodi specifici e problemi, c'è un lungo percorso da fare per arrivarci. Il dato da cui siamo partiti è la demografia, la natalità, e che tipo di futuro avremo. Ci sarà una diminuzione della popolazione totale nel mondo, e in particolar modo nel mondo cosiddetto occidentale e nel mondo europeo, in Europa. Ci sarà un invecchiamento, inteso anche come un rapporto tra pensionati e popolazione attiva sempre più sfavorevole. In questo senso l'immigrazione viene ritenuta, secondo la riunione di oggi, una delle possibili risposte a questo problema. Come vedete c'è un rovesciamento dell'approccio. Noi abbiamo un problema che è dato dall'invecchiamento della nostra popolazione, facciamo pochi figli. L'immigrazione può aiutarci a invertire questo problema, può essere una delle tante risposte a questo problema. Ci sono varie forme di immigrazione attualmente in Europa e in Italia, permanente o temporanea. Chiaramente l'immigrazione di tipo permanente rappresenta una soluzione strutturata ed è di questo che abbiamo bisogno. Deve essere una soluzione armonizzata all'interno delle varie società. Deve essere anche basata, leggo alcuni punti delle proposte, su un sistema basato sull'incontro tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro. Detta così suona male, ma vuol dire che semplicemente le politiche di immigrazione, per funzionare devono basarsi sulle esigenze, sulle necessità del paese di accoglienza. Per cui sicuramente principi, valori, grande umanità, ma regole precise, in modo che l'immigrazione funzioni e che i nuovi immigrati che arrivano diventino cittadini a tutti gli effetti, con diritti e doveri dei cittadini del paese che trovano. Il problema della sicurezza non è soltanto un sinonimo di minaccia, ma deve essere considerata anche dal punto di vista della sicurezza economica e sociale, dove l'immigrazione può determinare un contributo positivo. Tra i vari progetti, la creazione di un programma Erasmus per il Mediterraneo. Il programma Erasmus, come voi probabilmente sapete, è quel progetto di scambio tra studenti di vari paesi che possono andare a lavorare in paesi all'interno dell'Unione Europea. Allargare questo progetto, quindi uno scambio culturale con gli studenti di altri paesi della sponda sud del Mediterraneo. È un progetto non nuovo come proposta, ma che non è mai avuto una vera realizzazione concreta e noi lo vogliamo invece riproporre. E alla fine di tutto questo c'è stata la proposta, la richiesta di lavorare per la creazione, è un titolo, è uno slogan, ma che è efficace però, è molto evocativo, della creazione di un popolo euro-mediterraneo. Siamo passati dal problema della demografia alla seconda domanda, che è molto invece più politica. Cosa può fare l'Unione Europea per recuperare il tempo perduto e cogliere le opportunità politiche ed economiche di un rapporto più forte con la sponda sud? Qua noi diamo per scontato che l'Unione Europea abbia perso tempo, e purtroppo credo che sia vero, perché come sappiamo non esiste una politica estera comune, forte dell'Unione Europea, soprattutto verso la sponda sud del Mediterraneo, verso il Mediterraneo. Basterebbe
ricordare quello che sta succedendo in Siria, quello che sta succedendo in Libia, quello che sta succedendo in Egitto, le cosiddette primavere arabe che forse si sono trasformate in autunno, in qualcosa di peggio. E l'Europa purtroppo è un po' mancata, l'Unione Europea è un po' mancata come presenza politica. E quindi da qui emerge la richiesta di una forte presa di volontà da parte dell'Unione Europea perché davvero trovi una solidarietà interna, una volontà politica comune ai 28 paesi per essere presente con progetti, con iniziative. Quindi emerge una richiesta per una politica europea più ampia, coordinata, con una sinergia, siamo andati anche nel concreto, tra le politiche di migrazione con le politiche esterne, con la politica estera, compresa una più forte cooperazione allo sviluppo. Allora, noi crediamo che fare una politica europea di immigrazione totale sia completamente sia difficile. Crediamo che ci debba essere un quadro esterno di regole, di principi e di valori condivisi dall'Europa, al cui interno ogni paese possa concretamente trovare una sua politica dell'immigrazione, proprio perché ogni paese ha esigenze diverse nella gestione dell'immigrazione. Serve una cooperazione più forte con i paesi di partenza, con i paesi dai quali gli immigrati partono, che non sono soltanto i paesi della sponda sud. Ricordiamoci che spesso gli immigrati arrivano da paesi dell'Africa subsahariana, arrivano da paesi dove ci sono dittature, dove c'è repressione, scappano da situazioni di questo tipo. E quindi anche in questo senso il richiamo ai valori e ai principi della solidarietà europea è importante. Più collaborazione, più dialogo con questi paesi, anche attraverso una rete di uffici competenti in loco. Un rafforzamento delle regole o un'applicazione, per meglio dire, un'applicazione più concreta delle regole già esistenti europee sull'asilo e una riflessione su una diversificazione delle funzioni di Frontex. La terza domanda: cosa può fare l'Europa per favorire una maggiore integrazione dei futuri cittadini europei? Prima, quindi, nel primo punto abbiamo parlato del problema della natalità, della demografia, nel secondo del ruolo politico dell'Europa. Qua chiediamo concretamente che cosa fare per creare dei cittadini veri europei rispetto alle persone che arrivano da noi. Ci sono quattro assi, quello economico, culturale, politico e quello della cittadinanza. Velocemente vi dico alcune pillole: necessità di assicurare un pari trattamento sul posto di lavoro. Sono tutti cittadini di serie A e lavoratori di serie A. Non ci devono essere differenziazioni. Dal punto di vista culturale, investire sui media, sulle scuole, sulla mentalità, far capire perché l'immigrazione è una risorsa e non è un problema. Educare alla diversità i cittadini dei paesi ospitanti. Noi siamo alla vigilia di elezioni europee dove, speriamo che i sondaggi siano smentiti, ma non credo, un terzo dei seggi del Parlamento europeo andranno a partiti xenofobi, a partiti che fanno del razzismo e della lotta all'immigrazione un loro vessillo, una loro priorità. Bisogna cambiare questa mentalità e lavorare concretamente su questo. Concedere diritti politici, si è fatto l'esempio del voto alle elezioni amministrative agli immigrati regolari, non ancora cittadini. Sulla cittadinanza è stata formulata l'idea di armonizzare a livello europeo le regole di concessione della cittadinanza. Si è parlato, come il sindaco De Magistris ha detto, naturalmente dello ius soli, è un punto centrale, come voi tutti sapete. È stata fatta la proposta in un primo tempo almeno di dare la cittadinanza ai bambini di 6 anni che iniziano il corso delle scuole dell'obbligo. Inoltre è stato chiesto un'autorità indipendente sui diritti umani al di fuori del controllo dei ministeri. Queste le proposte, la sintesi è quella iniziale, un ruolo più forte dell'Europa, che può essere però soltanto un ruolo politico, perché per prendere decisioni di questo tipo bisogna che ci sia una volontà politica che va presa prima nelle 28 capitali europee e poi a Bruxelles e a Strasburgo. Questo è il lavoro di stamattina, ma il lavoro prosegue con interventi
importanti e do molto volentieri la parola a Benedetto della Vedova che è qui con noi. Grazie. Non ritualmente dico che il ringraziamento va a voi, al sindaco De Magistris per l'ospitalità in questa sempre splendida città, nel cuore del Mediterraneo e nel cuore dei problemi e delle potenziali soluzioni. Il fenomeno migratorio ha radici profonde e io credo sia importante nello schema che lei ha riproposto come sintesi dei lavori di oggi, che si parta dai dati. È vero che noi abbiamo di fronte una caratterizzazione particolarmente emotiva, per non dire istintuale, della discussione in generale e della discussione politica intorno ai problemi dell'immigrazione. Io credo che partire dai numeri significa come dire, cercare proprio di ribaltare il paradigma di lettura dell'intera vicenda legata all'immigrazione e quindi anche delle politiche di risposta all'immigrazione e di gestione dell'immigrazione, perché probabilmente in una scala valoriale noi diciamo innanzitutto il diritto alla vita, alla libertà, ma in una scala anche politica, io qui ho visto i numeri più recenti dei documenti europei sulle proiezioni demografiche, noi come Europa abbiamo tutto l'interesse, dobbiamo farlo naturalmente cercando, costruendo e ottenendo il consenso, ma abbiamo tutto l'interesse, se non guardiamo ai prossimi 20 giorni, ai prossimi 2 mesi, cioè all'orizzonte delle elezioni europee, ma ai prossimi 20 anni, dove le proiezioni statistico-demografiche sono sicuramente affidabili, abbiamo bisogno di un'immigrazione regolata che risponda non in chiave egoistica, ma che risponda innanzitutto alle nostre esigenze, parlo dell'immigrazione economica, proprio perché è il modo migliore per dare risposte a chi arriva anche poi in termini di integrazione. Ed è chiaro che questo è lo sforzo che assieme bisogna fare e che eventi di questo tipo contribuiscono fortemente a dare come integrazione e divisione in ambito europeo. Lo dico da italiano, da esponente del governo italiano, che è per ragioni evidenti in primissima fila. È altrettanto evidente che l'Italia è la porta, è la frontiera, è la porta, ma non è il luogo di approdo, ma il luogo di destinazione di chi arriva è l'Europa, e quindi è chiaro che questo va tenuto in conto. L'emergenza degli sbarchi, appunto, con la quale ci confrontiamo quotidianamente, talvolta in maniera tragica, gli eventi di Lampedusa, è uno degli aspetti, quindi, di un fenomeno che va identificato, raccontato e gestito come un fenomeno complicato, ma che riguarda innanzitutto i numeri, la demografia, la nostra e quella dei paesi di provenienza, la politica e la capacità nostra di gestire sia i flussi, sia contribuire anche in loco ad avere un'immigrazione, dove è possibile, naturalmente regolata. L'approccio che l'Unione Europea persegue e che l'Italia, in qualità di prossimo Presidente di turno dell'Unione Europea, intende portare avanti con determinazione, comprende pertanto una pluralità di fattori. Da un lato il controllo efficace ed integrato delle frontiere esterne dell'Unione Europea, la prevenzione e la lotta all'immigrazione illegale a tutela della sicurezza e dell'integrità degli stessi migranti. Dall'altro la gestione efficace dei flussi migratori attraverso i canali legali a fini occupazionali nel territorio dell'Unione sulla base delle esigenze del mercato del lavoro dei singoli Stati membri.
il tutto attraverso un costante dialogo con i paesi di origine e transito dei flussi migratori, improntato alla collaborazione a tutto campo e alla condivisione delle responsabilità. L'area del Mediterraneo, quale bacino prevalente di provenienza e di transito dei flussi migratori diretti verso l'Unione Europea, rappresenta pertanto una priorità assoluta per l'Europa. L'evolvere della crisi siriana, i conflitti che interessano l'area del Sahel, nonché la povertà diffusa in larghe aree dell'Africa subsahariana, uniti allo scarso controllo del territorio da parte di molti paesi della regione, in particolare, la citava il sindaco prima, della Libia, che costituisce il canale, il percorso privilegiato di transito dei flussi, costituiscono altrettanti motivi di preoccupazione per l'Europa. L'Unione Europea è chiamata a rilanciare con urgenza il proprio impegno nel Mediterraneo, anche in funzione di una migliore e più efficace gestione dei flussi migratori che interessano quest'area. A tale riguardo riteniamo che il semestre italiano di presidenza, c'era il 1 luglio, dell'Unione Europea rappresenti un momento fondamentale per consolidare l'ambizione dell'impegno europeo nel settore delle politiche migratorie e dell'asilo. L'Italia ha condotto fino ad oggi, in sintonia con la Commissione Europea, un'intensa azione di sensibilizzazione dei partner europei a seguito dei tragici eventi che hanno interessato le coste di Lampedusa lo scorso ottobre, ottenendo che il tema venisse affrontato al più alto livello politico in base ad un principio di solidarietà tra tutti gli Stati membri nella gestione di un fenomeno che interessa l'intera Unione Europea. La discussione sui temi migratori avuta dai capi di Stato e di Governo nell'ottobre dello scorso anno ha dunque rappresentato un passo importante verso l'affermazione della dimensione pienamente europea del problema. La creazione di una task force dell'Unione Europea per la gestione dell'emergenza migratoria nel Mediterraneo e per una più efficace gestione del fenomeno migratorio nel medio periodo ha costituito un passaggio fondamentale nella presa di coscienza della valenza pienamente europea del problema. Il Consiglio europeo di dicembre, nel far propri gli esiti dei lavori della Task Force, ha sancito l'aspettativa di una rapida attuazione delle 38 misure identificate in quel contesto e riprese nella comunicazione della Commissione dello scorso 4 dicembre. Da ultimo, il Consiglio giustizia ed affari interni dello scorso 3-4 marzo ha dedicato un punto di discussione proprio ad una prima verifica dell'attuazione di tali misure. Tra le misure in corso di attuazione alle quali l'Italia guarda con maggior interesse vi è il rafforzamento dell'agenzia Frontex, sia in termini finanziari, sia di maggiore efficacia delle operazioni congiunte, e sul punto degli interessi finanziari, anche nella prospettiva del bilancio, del prossimo bilancio dell'Unione Europea, è chiaro che noi dobbiamo ragionare in termini complessivi e quindi in termini di investimento da parte dell'Unione Europea e non solo, perché sarebbe sbagliato, ma sarebbe anche poi più difficile costruire il consenso, non solo in termini di risposta, in termini di sicurezza, quello che usciva anche prima, cioè questo è un investimento strategico che l'Europa fa anche sul proprio benessere dei cittadini attuali. Certo in un orizzonte ma neanche troppo lungo, ma medio. Da parte italiana abbiamo inoltre avviato su base nazionale lo scorso 18 ottobre l'operazione Mare Nostrum, di cui immagino abbiate parlato, per il potenziamento della sorveglianza nel Mediterraneo, il salvataggio dei migranti in difficoltà ed il contrasto dell'azione criminale connessa all'immigrazione irregolare. Finora l'operazione ha consentito il salvataggio di oltre 11.000 migranti in difficoltà. Tra gli Stati membri, la Slovenia, che cogliamo anche questa occasione per ringraziare, ha collaborato con il nostro Paese nel quadro dell'operazione, mettendo a disposizione un'unità navale da metà novembre 2013 fino a gennaio del 2014. È chiaro che anche questo è un punto delicato che si presta a interpretazioni o che si presta a pretesti. L'operazione Mare Nostrum è il tassello necessario, anche se si guarda a una
regolarizzazione dei flussi. Non è vero, io credo, oltre che argomento difficilmente ammissibile nella discussione tra paesi europei, che avere una rete di protezione e di salvataggio finisce per essere o possa finire per essere un pull factor, un fattore di attrazione, innanzitutto perché abbiamo visto che anche quando non c'era l'operazione Mare Nostrum, che magari dava qualche percentuale in meno di rischio di morte durante le traversate, i flussi c'erano comunque, ci sono stati negli ultimi 20 anni. Ma comunque questo è un primo tassello, non solo perché l'Europa è quella roba lì, è una, stavo dicendo una federazione, no, è un'istituzione che si fonda sui valori primari di libertà, di solidarietà, di sussidiarietà, e quindi certo non può tollerare quello che rischia di accadere. Ma il Mare Nostrum è un primo tassello proprio di strategia, di controllo. Certo, parti dal primo elemento, abbiamo la gente che arriva e muore nelle acque, forse non le vediamo direttamente da qui, ma insomma, e quindi l'Europa e l'Italia, e in prospettiva l'Europa, si muove innanzitutto per dare una risposta anche in termini umanitari. Quindi certo, poi tutto si può discutere, tutto si può migliorare, tutto si può rendere con una dimensione più strategica. L'Unione Europea attribuisce a giusto titolo un'attenzione prioritaria all'approfondimento del dialogo con i paesi di origine e transito dei flussi migratori nel quadro globale, nell'approccio globale alla migrazione e alla mobilità, che rappresenta la cornice dell'azione esterna dell'Unione Europea in ambito migratorio e dell'asilo. Come Presidenza dedicheremo impegno costante alle politiche migratorie e dell'asilo, con un'attenzione prioritaria alle ragioni più sensibili ai confini meridionali dell'Unione Europea. Approfondiremo in particolare il dialogo sulla mobilità e la sicurezza con i paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente, inclusi, quando le condizioni politiche lo consentiranno, l'Egitto e la Libia. In quanto bacino di provenienza di gran parte dei flussi misti, migranti economici e richiedenti asilo, l'Africa costituisce una regione di estremo interesse per l'Italia sotto il profilo migratorio. In questo spirito, durante il semestre di presidenza, ospiteremo a Roma la 4ª conferenza ministeriale su migrazione e sviluppo nel quadro del processo di Rabat, un foro di dialogo regionale sui temi migratori tra Unione Europea e paesi dell'Africa occidentale, centrale e mediterranea. Insieme alla Commissione europea ci impegneremo inoltre a lanciare un nuovo dialogo regionale anche con i paesi dell'Africa orientale, bacino di prevalente provenienza dei flussi diretti verso le coste mediterranee dell'Unione europea. E l'evento di lancio dovrebbe essere una conferenza regionale a livello di alti funzionari sul tema della lotta al traffico di esseri umani, che costituirà una tappa verso un percorso di progressiva istituzionalizzazione del dialogo anche a livello politico. L'obiettivo che si pone la Commissione è ambizioso e senz'altro condivisibile: creare in prospettiva un nuovo concetto di Europa come spazio unico di migrazione. Io direi che il concetto c'è già. Sono le politiche che ancora non hanno assimilato, lo dico senza alcuna polemica, io sono un fautore dell'Unione Europea e so, anch'io come sindaco ho avuto l'occasione di fare il parlamentare europeo, so che il processo è sempre come dire incrementale. Ma il concetto, innanzitutto ce l'ha chi arriva, il concetto dell'immigrazione nell'Unione Europea, ed è bene che noi, perché è la realtà, ed è bene che noi lo introiettiamo questo principio nelle politiche. Ciò risponde alla necessità di trovare risposte di medio e lungo periodo che siano adeguate alle sfide poste dai fenomeni migratori, nella consapevolezza che essi rappresentano una vera e propria risorsa per l'Unione Europea. E su questo i dati che venivano citati del primo panel, se ho capito bene, sulla demografia sono essenziali, sono la realtà. Basta
guardarsi in giro peraltro, all'esigenza di attrarre nuova popolazione fa da contraltare la necessità di integrare con successo i flussi migratori nel tessuto sociale, economico e politico europeo. L'integrazione rappresenta dunque la chiave per il successo di qualsiasi politica migratoria comune. La sfida che l'Unione Europea è chiamata ad affrontare per massimizzare i benefici dell'immigrazione è quella di sviluppare un nuovo approccio che sappia coniugare all'imperativo della sicurezza l'obiettivo dell'integrazione effettiva dei cittadini di paesi terzi soggiornanti nel territorio degli Stati membri, garantendo loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione Europea. L'Italia raccoglie questa importante sfida e ad essa ispirerà la sua azione prioritaria durante la presidenza, durante il semestre di presidenza. Grazie. Grazie a Benedetto Della Vedova, prima di tutto per le assicurazioni sull'impegno che l'Italia avrà per il semestre di presidenza europea che scatta il 1 luglio. Questo è importante perché la presidenza può avere un ruolo di stimolo importante verso le politiche generali dell'Unione Europea. E poi perché ha confermato che l'integrazione è l'unica strada possibile nella gestione di qualsiasi tipo di immigrazione. Grazie. Darei la parola a Lucio Battistotti, il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Sì. Grazie Stefano. Innanzitutto do il benvenuto a coloro che ci hanno raggiunti nel pomeriggio. Dopo questa mattinata, devo dire, molto interessante e molto ricca di spunti, e che mi fa dire che un po' mi dispiace che questo percorso politica l'EU sia giunto quasi alla sua fine, perché per strada abbiamo imparato a valorizzarlo sempre di più, a farne un bel giocattolo, per usare un termine un po' abusato, un buon sistema di lavoro comune, ecco, diciamo, è questo che è stato. Ringrazio anche in particolare il sottosegretario Benedetto Della Vedova per averci testimoniato la presenza del governo italiano, per aver illustrato l'importanza del tema migrazione nel semestre di presidenza italiana che ci attende, e anche per aver sottolineato in effetti molte concordanze da quanto è emerso nei gruppi di lavoro questa mattina e la posizione del governo italiano. Spero che sia ben auspicante per il futuro delle politiche di immigrazione. Adesso devo fare una cosa che faccio anche volentieri, però, che è quella dei ringraziamenti. Permettetemi di ringraziare il sindaco Luigi De Magistris, che veramente ha accolto con entusiasmo, quando sono andato a trovarlo i primi di gennaio, prospettandogli questa idea, l'ha accolta con entusiasmo, è diventato veramente un partner attivo in questa iniziativa a Napoli. La città di Napoli che ci ha accolti meravigliosamente, e anche per la valenza, diciamo, simbolica del luogo. È stato già sottolineato, Napoli è una città che ha visto tante migrazioni, le ha accolte e le ha integrate progressivamente. Potrebbe essere un buon esempio per tutti in Europa. Ringrazio il Migration Policy Center dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che è stato il nostro partner scientifico e ci ha permesso di inquadrare le discussioni di oggi con dati ed argomenti scientificamente validi, che saranno, credo, molto utili anche, potrebbero, e mi auguro che lo siano, utili nel dibattito in corso sulla migrazione in questo Paese. Ringrazio Futor per questa loro macchina amministrativa che ha funzionato benissimo e funziona sempre meglio. Sono i nostri partner organizzativi, ma ben di più, hanno lavorato con noi dall'inizio e lo stanno facendo molto bene. Ringrazio due ottimi giornalisti come Giorgio Zanchini di Radio 3 e Stefano Polli dell'ANSA, perché sono ottimi giornalisti, anche sono diventati nostri compagni di strada, hanno condiviso la passione e l'entusiasmo per questa iniziativa. Ancora vorrei ringraziare i partner dell'iniziativa, l'Università Federico II e il suo rettore, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, e in particolare la sua scuola di giornalismo, che è stata attivissima.
l'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale, la Città della Scienza e tutti i partecipanti che hanno attribuito, che hanno attivamente contribuito ai lavori di questa mattinata. E ringrazio molto anche i miei collaboratori alla rappresentanza della Commissione Europea che hanno permesso che questa cosa si facesse incrociandosi con le altre decine di iniziative che stiamo portando avanti. Un grazie quindi particolare a loro, perché se oggi siamo qui è proprio grazie un po' al lavoro di tutti. Allora, del percorso Politically EU vorrei parlarvi brevissimamente, anche se ormai avete più o meno capito di che si tratta, soprattutto chi stava questa mattina negli workshop. 2013, anno della cittadinanza europea, le istituzioni europee si sono rese conto del disagio dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni e della pessima, lasciatemelo dire, percezione delle istituzioni da parte dei cittadini stessi. Quindi ci siamo chiesti tutti cosa potremmo fare. 2013 è stato dichiarato l'anno l'anno europeo della cittadinanza. Alcune iniziative sono nate, è partito il dialogo con i cittadini in cui un buon numero di commissari ci ha messo la faccia, come si dice, è andato a parlare con i cittadini sulle piazze. Questo ha un valore soprattutto simbolico, perché poi le qualche decina di migliaia di cittadini incontrati non possono diventare tutti propagandisti, tra virgolette, dell'Europa. Comunque ha avuto un buon effetto. E poi sono nate tante altre iniziative e discussioni, tra cui anche questa Politically EU, che è a livello un pochino più piccolo, cioè a livello italiano, si è prefissa fondamentalmente di suscitare un dibattito informato sull'Europa. Ecco, quello che a me premeva, e ne ho discusso con i miei collaboratori, era proprio quello di riuscire a parlare di Europa, parlare di cose che interessano la vita quotidiana dei cittadini, ma parlarne in modo obiettivo ed informato, che è quello che non succede, lo vediamo nelle trasmissioni, nei talk show che ahimè, diciamo, ci affliggono quotidianamente. Ormai è difficile spiegare ai nostri partner europei che in Italia ci sono uno o due talk show serali e due o tre ogni mattina in cui si parla di politica con toni accesissimi e nessuno dice qualche cosa, o raramente si incontrano persone che hanno delle posizioni che poi possono essere suffragate da dati e confrontate in modo obiettivo. Quindi questa è la ragione di questo percorso. Il motto di questo percorso è conoscere per deliberare, ci siamo rifatti a Luigi Einaudi, credo che sia un riferimento molto pregnante. Conoscere per deliberare, che è l'aspetto essenziale della democrazia. Allora, il tema fondamentale che abbiamo scelto di dibattere oggi è quello appunto della politica delle migrazioni, l'Europa e le politiche di immigrazione. L'abbiamo fatto a Napoli, siamo molto contenti di averlo fatto qui. Abbiamo visto e abbiamo sentito dalle parole del sottosegretario Della Vedova che sarà uno dei temi centrali della presidenza italiana, e lo è anche di quella greca. Quindi, diciamo, questa credo che sia anche molto interessante, e speriamo porti forti risultati, il fatto che nello stesso anno ci sia prima la presidenza greca e poi quella italiana, e che ambedue abbiano come focus il Mediterraneo e la migrazione. Ecco, invece, dove siamo oggi? Nel 2014, quest'anno, terminerà il programma di Stoccolma, che ha definito le politiche in materia di affari interni fin dal 2010. In questa prospettiva, la Commissione ha avviato nel 2013 un dibattito sulle future sfide e priorità che tali politiche dovranno affrontare nei prossimi anni. Allora, recentissimamente, cioè non più tardi dell'11 marzo scorso, la Commissione ha presentato una comunicazione che si chiama An Open and Secure Europe, che fa seguito ad una serie di incontri e dibattiti sul futuro delle politiche di sicurezza interna, nell'ambito del quale i portatori di interesse e la società civile hanno potuto confrontare opinioni e idee su questioni connesse a questo portafoglio. Sono svolti molti seminari, audizioni, eccetera. E a fine gennaio, il 29 e il 30 gennaio scorso, la Commissione a Bruxelles ha organizzato una conferenza di alto livello per discutere i futuri sviluppi delle politiche degli affari interni.
La citata comunicazione, quella dell'11 marzo, contribuirà alla formulazione degli orientamenti strategici che dovrà affrontare il Consiglio europeo del giugno 2014, e cioè una politica di migrazione e mobilità più efficiente. E bisogna fare qualcosa, siamo di fronte ad una sfida, lo abbiamo visto oggi e lo stiamo vedendo oggi pomeriggio. Vi è la necessità di bilanciare i cambiamenti demografici che stanno avvenendo negli Stati membri con nuove politiche di migrazione in grado di contrastare l'invecchiamento della popolazione, il declino della forza lavoro e l'invecchiamento delle sue competenze, altro aspetto che talvolta è trascurato. L'Europa deve essere pronta a utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla migrazione, massimizzandone i benefici. Il rafforzamento dell'area Schengen è un'altra delle priorità, promuovendo le opportunità di spostamento legittimo tramite la modernizzazione della politica dei visti e la messa in atto di frontiere intelligenti, che contribuirà a rendere lo spazio Schengen una destinazione più attraente per i cittadini dei paesi che viaggiano in buona fede. Quindi vedete, c'è un problema quindi anche dell'attrattività, perché noi oggi ci poniamo alcune domande rispetto alla gestione dei flussi, ma nel medio periodo, come ci insegnano gli amici del Migration Policy Center, ci sarà anche una concorrenza nelle politiche di immigrazione, quindi bisognerà lavorare anche sull'attrattività dell'Europa nei confronti dei flussi migratori. E qua possiamo vedere una politica con una prospettiva un pochino più ampia di quella che siamo abituati a guardare, appunto, come dicevo prima. Bene, queste sono le prospettive. Cosa è stato fatto finora? Abbiamo il programma di Stoccolma che ha definito le politiche nel settore degli affari interni dal 2000 al 2014 e che sta per giungere al termine. C'è il sistema comune di asilo, il CEAS, che ha lo scopo di creare procedure comuni di smistamento delle richieste di protezione internazionale dei vari Stati membri. È stato creato anche l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che ha sede a Malta. Ecco, anche questo è un fronte di lavoro notevole per quanto riguarda, considerate quante guerre ci sono tuttora sullo scacchiere mondiale, ci sono delle cose da fare, c'è la tematica dei corridoi umanitari, eccetera, tutti i problemi da affrontare. Frontex esiste dal 2005, è stata utile. Tutti dicono che vada migliorata, sicuramente, ecco, lo si sta facendo, il budget è stato leggermente incrementato e riteniamo che si possa fare meglio. Eurosur è un sistema che è collegato in parte con l'operazione Mare Nostrum, se vogliamo, un sistema di sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime. E vi hanno aderito un certo numero di Stati membri dell'Unione, è entrato in vigore il 3 dicembre mi pare del 2013, quindi recentissimamente, e ha un duplice scopo: sorveglianza delle frontiere, ma anche sorveglianza per favorire il soccorso. Quindi non è il grande fratello che sorveglia ed erige barriere per l'entrata nella Fortress Europe, ma è anche un sistema per riuscire a salvare le imbarcazioni in difficoltà del Mediterraneo. Bene, credo questi sono più o meno i fronti aperti. Una cosa importante da citare è il Fondo di Immigrazione e Asilo, che è dotato per il periodo 2014-2020 di ben 3,9 miliardi di euro e che permetterà di finanziare azioni in materia di asilo, di immigrazione regolare e di integrazione dei cittadini dei paesi terzi e di rimpatri. Quindi ci sono anche dei fondi a disposizione. L'importante, credo, come si è emerso dai lavori della mattinata, che l'Europa si dia delle regole comuni, condivise, semplici e chiare, che sembra facile ma non lo è, diciamo, perché avere una politica coordinata è importante, avere dei valori condivisi che sottintendano questa politica e alcune regole chiare e semplici con cui amministrare e gestire questa politica. Ecco, dobbiamo unire le nostre forze ed elaborare politiche che riflettano priorità comuni, valori comuni e necessità future. Ecco, credo che sia importante anche questo, non essere miopi e riuscire a darsi delle politiche
che non facciano fronte solo all'emergenza, non mettano i pannicelli caldi, ma siano capaci di vedere dove questo nostro paese, questa nostra Europa sarà tra 5 anni, tra 10 anni, tra 20 anni. Bisogna talvolta fare degli sforzi di immaginazione, ma è molto importante bisogna prevenire e darsi delle politiche che guardino al futuro e saper guardare lontano. Ecco, io credo che a questo punto potrei finire qui, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione dei lavori, adesso abbiamo ancora varie cose interessanti da ascoltare, grazie. Ringrazio Lucio perché ci ha raccontato anche quello che l'Unione Europea fa, perché è giusto essere critici, è giusto chiedere di più all'Europa, ma l'Unione Europea fa molte cose e Lucio ce l'ha raccontato. Io ringrazio e cedo la parola al collega e amico Giorgio, che prosegue con una tavola rotonda. Dopo la tavola rotonda ci sarà spazio per un dibattito, per le vostre domande e i vostri interventi. Grazie. A questo punto noi ci avviamo alla seconda e ultima parte del pomeriggio. Adesso è in programma una tavola rotonda che durerà più o meno 3/4 d'ora, al massimo diciamo, per poi lasciare alle 17:15, diciamo anche prima, 17:10, un po' di spazio per interventi e domande del pubblico in relazione a tutte le cose che hanno ascoltato, chi le ha ascoltato ovviamente nel corso della mattinata e chi era presente da questo pomeriggio nel corso del pomeriggio, per poi alle 5:30 dare la parola di nuovo a Philip Farg, che è il direttore del Migration Policy Center, per le conclusioni di questa lunga e, sia detto senza retorica, densa giornata. Io vi presento le persone che adesso sono chiamate a discutere da punti di vista anche diversi da quelli, o in parte diversi rispetto a quelli di cui abbiamo e dai quali sono stati visti tutte le questioni sul tappeto stamane, perché ci sono accanto a me Giovanni Tria, che è il direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ma ha avuto una carriera anche rispetto ai temi di cui abbiamo discusso stamane internazionale, perché ha lavorato alla World Bank, ha lavorato all'OIL, che è l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, al CEIS, e ha scritto di immigrazione e lavoro, ha scritto di rapporti infra o intramediterranei, e dunque può riprendere alcune delle cose che abbiamo detto stamani da un punto di vista che riteniamo diverso. Alla mia destra c'è Laura Corrado, capo unità aggiunto dell'unità immigrazione e integrazione della Direzione Generale Affari Interni, dalla quale partiremo anche perché temo che abbia un aereo per Bruxelles, quindi sarà lei la prima a intervenire e sarà lei tra l'altro a darci una serie di elementi molto utili ai fini della discussione di questo pomeriggio, o io direi ai fini della costruzione di un complesso di elementi, di norme, di informazioni su ciò che l'Unione Europea fa nel campo della immigrazione, perché ci illustrerà in particolare un documento che io ho letto, ahimè, solo stamattina, è lungo e densissimo, se posso dire, che è la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento, al Consiglio e al Comitato dell'Unione Economica e Sociale e al Comitato delle Regioni, e il cui titolo è An Open and Secure Europe, Making It Happen, e davvero ha all'interno, dentro di sé, alcuni elementi mi sembra utilissimi anche per le cose che abbiamo detto stamani. Doveva essere con noi uno dei più insigni, se posso dire così, maestri del nostro paese, Michelangelo Pistoletto, uno dei padri dell'arte povera, ma insomma c'è poco bisogno che io ricordi ai napoletani o a chi è napoletano chi sia Michelangelo Pistoletto, perché ieri ho preso la metropolitana, la nuova linea A, e una delle stazioni, se non più d'una, è segnata da opere di Michelangelo Pistoletto, tra l'altro della stagione, quella delle opere specchianti, tra le più straordinarie del suo lungo percorso artistico. È qui a Napoli, purtroppo gli è venuta la febbre stamattina e non è potuto essere con noi, ma è più che degnamente sostituito da
due delle persone più attive di uno dei progetti più vivi, anche nel tentativo di tenere assieme, tessere un legame fra arte e società, che poi è una delle grandi ambizioni del maestro, ovvero Filippo Fabbrica e Paolo Naldini. Paolo Naldini è il direttore di Città dell'Arte, che è una delle grandi creature, se posso dire così, di Michelangelo Pistoletto, che ha fatto in questi anni quell'operazione di tessitura e costruzione di percorsi proprio per tenere assieme e lanciare ami, per integrare, per aprire le differenze, insomma tutte le cose che noi abbiamo provato a fare a livello politico, economico e sociale stamane e a discutere a questi livelli stamane, però su un piano diverso. Così come invece Filippo Fabbrica ci parlerà di un progetto che, se non sbaglio, lavora proprio sull'intermediterraneità, cioè Love Difference. Io però, come vi dicevo, vorrei partire dando la parola, più o meno, se ci riusciamo, dicevo, sono le 4:25, un quarto d'ora massimo per uno, se ci riesce, dottoressa Corrado, per poi lasciare un po' di spazio a voi per domande che non saranno necessariamente raccolte da chi è presente a questo tavolo, perché magari non sarà in grado di rispondere. Io penso che sia molto utile poi in sede di risposta la presenza di Philip Farg, cioè, come vi dicevo, il responsabile del Migration Policy Center, che stamane era un po' il genius loci, è colui che ha, attraverso il documento del Migration Policy Center e le cose che ci ha detto nel corso della mattinata, dato un po' il là a tutti i discorsi che sono stati fatti. Quindi io partirei con Laura Corrado. Credo che lei stessa voglia parlare della comunicazione dell'11 marzo, quindi recentissima, perché credo davvero che sia una specie di bussola per le cose che abbiamo detto e che lei stessa ha ascoltato stamane. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Sì, in effetti, diciamo, prenderò come base la comunicazione che abbiamo adottato l'11 marzo di quest'anno sui futuri orientamenti delle politiche europee in materia di affari interni e quindi anche di immigrazione e di asilo, prendendo magari, per essere più concisa, gli elementi che sono più importanti e che si ricollegano anche ai discorsi, alle misure che abbiamo in qualche modo discusso questa mattina, ma anche poi nel pomeriggio sono state menzionate dalle altre persone che sono intervenute. E credo il dottor Battistotti ha anche anticipato alcuni degli elementi generali, quindi direi io prenderò alcuni degli elementi che si ricollegano anche alla discussione che abbiamo avuto per dare appunto la visione dell'Unione Europea e anche per dare un messaggio positivo, per dire molte di queste cose le stiamo già facendo. Certo, possiamo migliorare, possiamo farne di più, però diciamo molte anche dei suggerimenti, delle questioni, delle misure che sono state discusse stamattina sul ruolo anche dell'Unione Europea è qualcosa che è già in marcia, che si sta facendo, magari con difficoltà per alcuni aspetti, perché chiaramente non c'è sempre un consenso unanime su tutte le misure che la Commissione propone o che il Parlamento propone o che vengono discusse. Quindi, però diciamo, c'è l'Unione Europea, l'immigrazione è una politica che rimane all'agenda dell'Unione Europea e che sicuramente il fatto che poi il secondo semestre del 2014 ci sarà la presidenza italiana dell'Unione Europea aiuterà a mantenere il focus, l'attenzione su questa problematica e poi in particolare alle relazioni col Mediterraneo, perché chiaramente questo è un punto d'attenzione importante per l'Italia. Partirei diciamo dal primo aspetto, da uno dei primi aspetti che è stato discusso stamattina, quindi l'elemento demografico e come l'immigrazione può contribuire a costituire una parte diciamo dei rimedi all'invecchiamento progressivo della popolazione europea, che è un dato di fatto, diciamo, basta guardare le proiezioni demografiche, anche a limitare la dipendenza strutturale della popolazione che sarà sempre più anziana per quanto riguarda, quindi che pesa sul welfare, sul sistema sociale, quindi come l'immigrazione può essere non l'unica soluzione ma può contribuire a questo. E naturalmente questo significa che ci deve essere una gestione efficace della migrazione e partire da quali sono i bisogni dei paesi ospiti, quindi in generale anche a livello europeo c'è una riflessione in corso che noi vogliamo approfondire sull'analisi dei bisogni, delle necessità, delle competenze e dei talenti che mancano, perché anche in un momento di alta disoccupazione in molti paesi dell'Unione Europea, di crisi economica, ci sono però dei settori in cui ci sono ancora dei posti che rimangono vacanti, in cui c'è mancanza diciamo di competenze e di certi tipi di qualifiche, per esempio nel settore informatico o anche in alcune professioni della salute. Quindi c'è comunque la necessità di analizzare meglio, in maniera
diciamo anche magari congiunta, quali sono i bisogni e le carenze che la nostra economia ha attualmente e come queste possano in qualche modo, come l'immigrazione possa contribuire a questo. E c'è anche qui l'elemento della competitività, come rendere anche l'Unione Europea più attraente e più competitiva, attirando ad esempio quelli che sono i migranti altamente qualificati. Noi adesso abbiamo proposto l'anno scorso una direttiva per rendere l'Unione Europea più attraente per i ricercatori e per gli studenti, quindi per aprire in qualche modo, allargare le vie di accesso legali per queste categorie. Che poi e per incoraggiarne anche l'accesso al lavoro, una volta completati gli studi, la ricerca, il dottorato, come possono in qualche modo essere anche un investimento per il paese che li ha formati, che li ha ospitati, come possono poi contribuire alla crescita economica del paese ospite. Quindi noi ad esempio prevediamo un periodo nel quale possano avere un permesso specifico per cercare un lavoro e mettere a frutto le competenze acquisite nell'Unione Europea. Volevo anche riallacciarmi a una qualcosa che è stato menzionato diverse volte stamattina e nel pomeriggio, l'Erasmus per il Mediterraneo, eccetera. Vorrei dire che già, diciamo, potenzialmente i programmi Erasmus, adesso l'Erasmus Mundus e poi sarà l'Erasmus Plus, sono dei programmi che già sono allargati ai paesi terzi e anche a un certo numero di paesi del Mediterraneo e dell'Africa. Quindi, diciamo, potenzialmente questo già è possibile, ci sono finanziamenti disponibili, poi bisogna in qualche modo che ci siano dei progetti concreti di cooperazione ad esempio tra università, tra istituti di ricerca, però la possibilità già esiste per attrarre e per favorire lo scambio di ricercatori e di, anche di persone che facciano un master e quindi un dottorato tra i paesi dell'Unione Europea ma anche con i paesi terzi. Quindi diciamo questa è già un'opportunità che esiste, che va sfruttata sempre di più. Un'altra cosa sulla quale noi vorremmo lavorare, che vorremmo incentivare, già lo stiamo facendo per alcune categorie, è anche la mobilità tra i paesi europei degli immigrati, di favorire in qualche modo il fatto che se un immigrato risiede regolarmente in uno Stato membro, quindi è integrato, lavora e vuole magari trasferirsi per motivi di lavoro in un altro, in un secondo, in un terzo Stato membro, questo sia facilitato, perché oggi in realtà gli studi mostrano che non è così. Una persona che è un immigrato che è legalmente residente in Italia e vuole andare a lavorare in Francia, non è che sia grandemente facilitato dal suo statuto di immigrato regolare per muovere. Questo invece è un aspetto che può anche contribuire in qualche modo a far sì che le persone qualificate, gli immigrati che comunque hanno certe competenze possano anche muoversi facilmente, andare dove c'è una maggiore domanda di lavoro in un certo settore ad esempio. Questo è un elemento molto importante sul quale stiamo lavorando. Ho menzionato adesso la proposta sui ricercatori e gli studenti, queste sono delle categorie per le quali stiamo cercando, noi abbiamo proposto delle misure per favorirne la mobilità, anche tenuto conto dei programmi europei che favoriscono i master congiunti in più università, i dottorati. Quindi questo è un elemento importante, ma non solo per gli studenti, ma anche per gli immigrati per motivi di lavoro. Quello che stamattina, un'altra cosa che è stata menzionata, era la questione diciamo immigrati permanenti o immigrati temporanei, c'è una contraddizione, una preferenza. Io direi che sicuramente entrambi sono categorie che rispondono a bisogni esistenti, bisogni diversi, ma che entrambe vanno incoraggiate. Noi abbiamo delle regole a livello europeo per le diverse categorie di immigrati, quindi sia per immigrati di lungo periodo, per quelli altamente qualificati, la famosa Blue Card, per il ricongiungimento familiare, e proprio quest'anno abbiamo adottato in febbraio una direttiva sul lavoro stagionale, che entrerà in vigore solo nel 2016, però è molto importante perché è anche un passo importante non solo per definire delle regole comuni di ammissione, ma anche per garantire un certo numero di diritti e per evitare, quindi all'alloggio ad esempio, all'uguaglianza per quanto riguarda le condizioni di lavoro con i nazionali, altri diritti diciamo di accesso ad alcuni benefici, ed è molto importante perché queste sono le categorie tipicamente, lavoratori agricoli ad esempio, che poi vengono sfruttate o impiegate illegalmente. Quindi qui si dà un quadro legale e anche abbastanza protettivo per regolare la migrazione temporanea, in particolare in settori quali l'agricoltura o il turismo. E quindi questo è stato un elemento diciamo molto importante che abbiamo adottato fra poco. È stato diciamo l'integrazione, adesso non voglio soffermarmi troppo perché se ne è parlato molto, ma chiaramente è evidente che dobbiamo agire su diversi livelli: l'integrazione socio-economica,
l'integrazione per quanto riguarda i diritti politici e poi eventualmente poi l'accesso alla cittadinanza, e questi sono tutti principi che, sui quali si sta lavorando anche a livello europeo, con la sola differenza che lì c'è un limite di competenza, nel senso che non c'è la competenza di armonizzare le legislazioni degli Stati membri né le regole sull'accesso alla cittadinanza, ma sicuramente ci sono molti altri strumenti che noi stiamo utilizzando, a partire da quello finanziario, col fondo sull'integrazione, del quale l'Italia tra l'altro è stato il maggior beneficiario nel periodo tra il 2007 e il 2013, e probabilmente continuerà ad esserlo nel nuovo programma finanziario, per finanziare tutte quelle attività che siano di formazione linguistica o al lavoro e altre attività di integrazione che sono fondamentali, perché appunto noi vediamo l'integrazione come una parte, una componente essenziale della politica di immigrazione. L'altro punto che è stato molto discusso e sul quale vorrei ritornare, anche se poi credo che ci sia l'esperto sul Mediterraneo, chiaramente la cooperazione con i paesi terzi e in particolare con i paesi terzi di origine e di transito degli immigrati. Questo è un elemento chiave per la gestione dei flussi migratori e in effetti noi abbiamo definito a livello europeo quello che chiamiamo l'approccio globale alla migrazione e alla mobilità. Cioè un approccio che tenga in conto sia degli aspetti di migrazione legale, quindi ad esempio quali sono i bisogni, quindi determinare in comune i bisogni anche di formazione dell'immigrato nel paese terzo che voglia poi immigrare legalmente in Italia. Ci sono anche per esempio col Marocco, col quale c'è stato un partenariato di mobilità firmato l'anno scorso, ci sono dei progetti che l'Italia anche finanzia per la formazione dei marocchini che poi possono venire in Italia come immigrati regolari, quindi. E nello stesso tempo aspetti legati alla prevenzione dell'immigrazione irregolare e al traffico, quindi la cooperazione tra le autorità italiane e marocchine nel caso specifico su come prevenire questi fenomeni di tratta e di traffico di esseri umani. Quindi noi cerchiamo in qualche modo di avere questo approccio globale, perché naturalmente con una politica che da una parte ha degli incentivi per i paesi terzi, quindi aprire delle vie di migrazione legale, facilitare per esempio il rilascio dei visti, e dall'altra parte c'è un impegno dei paesi terzi di combattere insieme per la prevenzione dell'immigrazione irregolare e anche per la riammissione degli immigrati che si trovino irregolarmente sul territorio degli Stati dell'Unione Europea. Avevo menzionato il Marocco l'anno scorso, proprio recentemente quest'anno, qualche settimana fa, abbiamo firmato questo partenariato di mobilità con la Tunisia, ad esempio. C'è un corso delle discussioni con la Giordania. Altri paesi, come è anche stato menzionato stamattina, anche nel pomeriggio, come la Libia, sono naturalmente molto più problematici perché c'è una situazione di instabilità politica, quindi è chiaro che a medio e lungo termine l'obiettivo di avere un dialogo anche con la Libia, con l'Egitto, eventualmente arrivare a dei partenariati di mobilità con questi paesi, però quando ci siano le condizioni politiche diciamo che lo permettano. Ma naturalmente questo è stato, penso, menzionato anche dal sottosegretario poco fa, chiaramente una delle priorità di allargare il dialogo e la cooperazione a tutti i paesi del Mediterraneo e del Nord Africa in generale. Diciamo che ecco un elemento che non è stato menzionato troppo questa mattina, quindi forse solo così brevemente, ma è chiaro che anche la lotta contro l'immigrazione irregolare è un elemento che deve far parte del nostro approccio all'immigrazione. Ho già menzionato un po' la prevenzione della tratta, del traffico degli esseri umani, che è un elemento fondamentale sul quale noi lavoriamo e continueremo a lavorare. Ci sarà in particolare una maggior cooperazione tra Europol, che è l'agenzia di polizia europea, e Frontex, l'agenzia sulle frontiere, perché ci sono elementi criminali ma anche elementi poi di controllo delle frontiere che devono operare congiuntamente. La politica di rimpatrio, che è anche un elemento importante. Noi lavoriamo per promuovere soprattutto il rimpatrio volontario e quindi anche l'aiuto alla reintegrazione e al reinsediamento nei paesi di origine, che è la parte più complicata e più difficile. E poi anche un altro elemento importante, che forse non è stato menzionato molto, ma è sul quale c'è un'armonizzazione a livello europeo, una direttiva, è la lotta alle sanzioni contro i datori di lavoro che impieghino e sfruttino gli immigrati irregolari, quindi. E lì c'è già una direttiva che è in vigore, che adesso stiamo monitorando e che deve essere assolutamente attuata da tutti gli Stati membri perché vi sia una prevenzione efficace
dell'immigrazione irregolare, quindi sul territorio, quindi ci sono delle ispezioni che gli Stati membri devono obbligatoriamente fare e dei controlli per prevenire l'immigrazione e l'impiego degli immigrati irregolari e lo sfruttamento naturalmente. Io forse per il momento mi fermerei qui e magari poi continuiamo. Poi in caso riprendiamo alcuni dei fili che lei ci ha insomma lasciato. Io riprenderei anzitutto il tema del partenariato di mobilità con Marocco, Tunisia, Libia, il tema più in generale, perché poi mi permette di rivolgere un paio di domande subito a Giovanni Tria, che è un economista peraltro, sul mercato del lavoro mediterraneo. Perché su questo vorremmo, su un tema sul quale lei ha lavorato, insomma, sul quale può dirci anche qualche cosa di molto dettagliato, aggiungerei una considerazione. Tutte le cose che noi abbiamo detto stamane, anche quelle che abbiamo appena ascoltato da parte di Laura Corrado, presuppongono, anzi, in qualche modo tengono solo in parte conto della fase drammatica in cui vive il nostro paese. Nel senso, non possiamo fingere che in questi 5 anni non si dia un enorme e drammatico problema di posti di lavoro nel nostro paese e che nel Mezzogiorno è particolarmente acceso, e quindi quanto sia difficile parlare di scambi e, diciamo, ingressi di nordafricani in Italia nel momento in cui, seppure con lavori che spesso noi stessi italiani non vogliamo fare, che però con lavori che noi stessi fatichiamo a trovare. Quindi è inutile fingere che non ci sia un enorme convitato di pietra, che sia quello dei disoccupati italiani, nelle cose che stiamo per dirci, professore. Ma il convitato di pietra c'è, ma il convitato di pietra dipende dal tasso di crescita dell'Europa e dell'Italia. Non è tanto la competizione dell'immigrato che sbarca a Lampedusa. Allora, forse il problema della migrazione va posto, almeno la migrazione che non è dettata dalla fuga, diciamo, dalla guerra, soltanto della fuga dalla fame, ma si pone nell'ambito delle trasformazioni geoeconomiche che noi stiamo vivendo e quindi di quello che può influenzare il nostro futuro economico, l'Italia, l'Italia messa nell'Europa. E io partirei molto brevemente per flash, per poi arrivare a discutere proprio del mercato del lavoro, dai dati da cui è partito anche il dibattito che c'è stato questa mattina, anche se non sono stato presente, ho letto il paper su cui si è basato almeno la discussione, cioè i dati demografici non visti soltanto dal punto di vista europeo e quindi degli squilibri interni a un'area del mondo che subirà un processo di invecchiamento e quindi gli squilibri che si pongono quando un paese invecchia, ma anche dal punto di vista del suo ruolo economico e quindi della competitività economica nell'ambito del mondo. Cioè, le proiezioni del Fondo Monetario, 3 dati, poi non annoio, le importanti, è quello che la popolazione dei 27 paesi dell'Unione Monetaria nel 2000 era 480 milioni circa, meno dell'8% della popolazione mondiale. Nel 2030, cioè nel medio periodo, la popolazione sarà minore, le proiezioni del Fondo Monetario parlano di 469 milioni, ma rispetto alla crescita della popolazione mondiale diventeremo il 5,7%. Dall'altra parte, intorno all'Europa, nella sponda sud dell'Europa, laddove c'è il mondo, perché al nord abbiamo il polo, teniamo presente quindi che il futuro dell'Europa è a sud, ma non è al nord, abbiamo che l'area che il Fondo Monetario definisce il Mediterraneo allargato, che va dal Marocco all'Iran, che aveva nel 2000 380 milioni, ne avrà 580 nel 2030, 200 milioni in più. Sarà il 7,3% della popolazione mondiale. Questo significa che si crea già uno squilibrio rispetto alla crescita della popolazione, però potenzialmente l'Unione Europea insieme all'area del Mediterraneo, al Mediterraneo allargato o anche l'area più probabilmente mediterranea delle sponde, rappresenta un'area da oltre 1 miliardo di persone. Quindi un'area in cui un processo di integrazione, di ricollocamento economico cambia i termini del sistema, del problema, degli equilibri demografici interni, sul piano tecnologico, sul piano competitivo, sul piano del finanziario, energetico. Allora, se questo è il futuro, da questo punto di vista, e anche nella sponda sud in 30 anni sono aumentati 70-80 milioni le persone, quindi con una massa di giovani che creano, tra l'altro con crescente istruzione, che creano instabilità
del settore. Allora si pone il problema in che modo l'Europa si pone rispetto a quest'area. Cosa ha da offrire l'Europa? Non ha da offrire capitali rispetto al resto del mondo che interviene. L'Europa ha il vantaggio competitivo che è quello della prossimità, ma la prossimità dal punto di vista finanziario, dei capitali o anche delle merci è molto relativa, il vantaggio attualmente. La prossimità sia fisica che di tipo, diciamo, culturale si gioca molto più sul mercato del lavoro. L'Europa può offrire un processo di integrazione del mercato del lavoro, promuoverlo, non solo tra l'Europa e l'altra parte, ma anche nell'ambito della sponda sud, un processo di integrazione del mercato del lavoro. Allora, questo è quello che possiamo offrire ai giovani di quell'area e questo è nell'interesse anche dell'Europa, per un incontro tra i capitali e il capitale umano, il lavoro. Allora i termini della questione si cambiano, perché se partiamo dal dato demografico, certo, possiamo pensare di riequilibrare portando 150 milioni in Europa, ma questo in parte potrà avvenire, ma sarà determinato dal grado di competitività dell'Europa, dal tasso di crescita europeo rispetto alle altre aree del mondo. Ma probabilmente il riequilibrio anche generazionale si può avere se l'area di cui ci riferiamo è più grande e in cui quindi i vari fattori economici circolano. E lì si pone il problema, che la domanda dice, ma come si crea un'integrazione del mercato del lavoro? È chiaro, uno dei problemi è la mobilità del mercato dei lavoratori. A questo punto io preferisco utilizzare, più che la parola immigrati, il termine di lavoratori transnazionali, perché il lavoro transnazionale deve essere a crescere in tutte le direzioni, tra paesi avanzati, tra paesi che saranno sviluppati e che hanno tassi di crescita doppio o tripli del nostro e l'Europa o anche tra di loro. Allora c'è questo fenomeno del lavoro transnazionale che sarà crescente nel mondo. Quali sono i problemi che noi ci poniamo? Dal punto di vista, è chiaro, del mercato del lavoro mediterraneo, diciamo, abbiamo un problema. Certamente uno dei problemi è quello della formazione del capitale umano. E ci sono delle iniziative europee. Io stesso sono responsabile di un master Erasmus Mundus da molti anni tra un gruppo di paesi europei che accogliamo. Ma non è l'Erasmus interno all'Europa in cui le varie università riconoscono i crediti e permettono di creare cittadini europei, come abbiamo fatto con i nostri studenti. Questo dovrebbe essere ampliato ed è un problema di riconoscimento di titoli anche accademici, perché altrimenti abbiamo delle persone che vengono a studiare e si prendono il nostro master, ma è molto limitato perché non c'è assolutamente la reciprocità. Poi c'è il problema appunto della mobilità e qui c'è un punto essenziale che volevo discutere, io volevo arrivare stamattina per proporlo, da dove si fanno le proposte, lo faccio qua. Se vogliamo assicurare la mobilità c'è un problema fondamentale che è quello del riconoscimento e in che modo il lavoratore che può passare, non dico un mese, ma anche anni in un paese per un altro, venire in Italia, in Francia, oppure spostarsi dall'Italia alla Francia, oppure ritornare poi in Marocco o in Tunisia, come si porta appresso i diritti che lui ha accumulato come contributi pensionistici, di welfare e tutti i diritti che secondo la regolamentazione di ciascun paese lui ha accumulato. Ecco, e poi ce li teniamo. Allora, la questione è, io credo che sia necessario pensare a un istituto previdenziale del Mediterraneo, che può essere semplicemente una stanza di compensazione, come c'è nel sistema bancario internazionale, tra i vari conti, in cui sono registrate queste cose e al momento opportuno lui le ha accumulate in giro per il mondo e poi li può esigere. In cui può darsi pure che l'INPS in questi prossimi anni, se diciamo di portargli via i soldi, l'Italia impazzisce. Però intanto è registrato, poi un giorno dovrà dare, sarà un debito previdenziale anche quello, per i lavoratori che sono stati allora in Italia, poi andrà in Francia e da un'altra parte. Questo rende anche flessibile e più sopportabili i flussi migratori, in questo senso che possono andare nelle varie direzioni. Questo è, io penso che sia una cosa importante che deve essere promossa anche a livello europeo, perché già la portabilità all'interno dell'Europa c'è, ma è difficoltosa. Rispetto ai paesi extraeuropei è un miraggio affidato a
accordi bilaterali che poi non porta niente, l'Italia credo c'è con due paesi, la Tunisia, non mi ricordo con chi altro. Professore, la interrompo perché chiedo a beneficio della conoscenza dei presenti, se non ricordo male, 30 anni fa l'immigrato che faceva la colfa, faceva il manovale, nel momento in cui lasciava il paese senza aver raggiunto l'età della pensione, poteva comunque portarsi appresso i contributi che aveva pagato attraverso il datore di lavoro sino ad allora. Oggi, finché non arriva all'età della pensione, anche se a 50 anni se ne è tornato nel paese di provenienza, quei soldi non se li porta appresso, li stanno sempre in pancia all'INPS. Quindi se il povero immigrato nel frattempo, diciamo, muore o si scorda o gli succede qualcosa, quei soldi ce li teniamo noi italiani, questo diciamolo. Sì, ma non solo questo, perché in realtà per maturare il diritto alla pensione, da avere quando nel momento arriva l'età pensionistica, deve aver maturato in Italia la pensione, deve aver fatto i minimi, non so se 20 anni, non sono esperto di previdenza, cioè economista, questa è l'idea che diciamo che non è collega, però è quello. Mentre una cosa è che lui si fa 5 anni in Italia, 5 anni in Francia, oppure 20 anni in Italia e poi se li fa il resto in Marocco, e quindi cumula e ha il diritto sulla base della contribuzione di questo. Questo pone in circolazione, diciamo, e poi è un problema che nel futuro, perché questo vuol dire, riguarderà molto anche gli italiani, perché se vogliamo investire nella sponda sud, quanti italiani possono andare o europei e poi tornare? Questo io penso che sia una questione. Uno dei problemi, tra l'altro, che oltretutto questo permetterebbe anche, deve essere una forte spinta a evitare il lavoro in nero degli immigrati, perché ci sarebbe un interesse ad essere regolarizzati. Che interesse c'è attualmente ad essere regolarizzati? Quando uno non pensa di stare per tutta la vita. Certo, non è, sto parlando di un fenomeno che riguarda, non riguarda solo la migrazione temporanea rispetto a quella strutturale di colui che dovrà diventare cittadino italiano, riguarda tutto il lavoro del futuro che sarà molto e dovrà essere sempre più mobile se noi vogliamo questo. Ecco, questa è la questione. Poi permettetemi di due minuti, diciamo, come quello che si sta facendo in Italia e che possa interessare anche l'Europa da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per esempio. Ora, noi abbiamo istituito per il Mediterraneo, insieme all'OCSE, un training center, un centro di formazione per le pubbliche amministrazioni del Mediterraneo. Questo è un centro di formazione del programma Middle East MENA OECD, cioè Medio Oriente Nord Africa dell'OCSE. È un'iniziativa multilaterale gestita sul piano però bilaterale dall'Italia, della Scuola Nazionale d'Amministrazione a Caserta. Questo è un lavoro che è partito, questo centro, e facciamo attività, corsi, formazione, per esempio abbiamo un programma libico, abbiamo gruppi libici che vengono per aiutare la formazione dell'amministrazione. Cosa c'entra con l'immigrazione? Beh, c'entra perché uno dei problemi è quello di avere dall'altra parte, di avere un dialogo e insieme a una formazione delle amministrazioni dei vari paesi della sponda sud del Mediterraneo e crea anche un ponte di dialogo questo con l'Europa, e questo si forma in questo modo. Vi dico sempre che in realtà spesso a livello internazionale ci sono accordi tra governi, accordi tra imprese, ma in mezzo la pubblica amministrazione non fa accordi e lì si bloccano gli accordi dei governi e poi gli accordi delle imprese, e quindi lì si può operare. Tra l'altro questo è uno strumento, un centro che e fa parte dell'action plan della partnership di Deauville, quella del G8 sulla primavera araba per i processi di democratizzazione, e io dico qua che è aperta, è una specie, prima Lucio Battistotti ha parlato di giocattolo, beh, questo è un bel giocattolo, e che è aperta alla collaborazione, all'uso di tutti, e certamente anche della Commissione Europea. Per esempio dico qui che l'advisory committee che si sta formando, che sono i ministri dei vari paesi, ma anche con l'OCSE, abbiamo invitato la Banca Mondiale, noi invitiamo l'Europa a entrare, a usarla, è un centro, diciamo che l'Italia in fondo mette a discussione un'iniziativa che è multilaterale, ma potrebbe essere multilaterale dal punto di vista, diciamo che la parte di Europa, non solo Italia e Francia, cioè in questo senso. Come stiamo operando, questo è un fatto sperimentale in Italia, nei nostri corsi di formazione abbiamo iniziato, stiamo facendo partire dei corsi per dirigenti pubblici per la gestione di una società multiculturale e multireligiosa. Questa è una cosa che non faceva parte dell'attività, così. Ma questo, insomma,
e quello che faccio adesso, diciamo adesso come scuola nazionale, però io credo che la parte fondamentale è quello che l'Europa deve affrontare, ma affrontare senza direttamente, è questo problema del mercato del lavoro, non solo in un'ottica solidaristica, ma in un'ottica dello sviluppo e della crescita dell'Italia, perché ripeto, al nord c'è il polo, ma i paesi che si sviluppano sono a sud e non al nord, e lì c'è, affluiscono i capitali oltretutto da tutto il mondo, perché c'è la Cina, ci sono i capitali americani, ci sono i capitali del Golfo, c'è il capitale umano che si forma all'università, l'Europa è un po' assente. Noi ringraziamo il professor Tria perché tra le altre cose ha fatto una proposta molto pratica e ci ha raccontato qualche elemento in più su quello che fa la scuola superiore e di cui francamente sapevamo poco, l'ignoranza mia, ma immagino che parte della sala non ne fosse a conoscenza del pari. Vi dicevo, Michelangelo Pistoletto purtroppo non può essere con noi, ieri chiacchierando con lui ieri sera a telefono mi ha detto che avrebbe cercato di tracciare un percorso dall'arte alla politica, diciamo così, dicendo quanto le due cose e quanto gli artisti più responsabili, per usare un'espressione che lui stesso ha usato ieri a telefono, a un certo punto si rendano conto di quanto sia indispensabile tessere, costruire questo legame fra l'arte, la cultura e la società per come un vero percorso di ricerca che ha tempi lunghi, questo lui ammetteva, e che nel campo dell'immigrazione e del confronto fra culture ha tempi necessariamente lunghi, lui però era estremamente fiducioso in una specie di democrazia del pensiero planetario, questa è un'altra espressione che gli rubo, educazione planetaria e l'importanza di un lavoro di educazione al multiculturalismo, che è un altro dei temi che stamane abbiamo toccato. Io vi dicevo poco fa due esperienze figlie della semina di Michelangelo Pistoletto in questi decenni, ovvero la città dell'arte e il manifesto 94, e sono entrambi temi, iniziative, attività sulle quali ci possono dire un po' di parole, 8-9 minuti a testa Filippo Fabbrica e Paolo Naldini, per poi davvero dare la parola a voi. Io comincerei da Paolo Naldini, che è il direttore di Città dell'Arte. Bene, buongiorno a tutti, grazie di averci invitati e vi porto ovviamente i saluti e le scuse mortificate di Michelangelo, che ieri sera era qui, ancora adesso è lì a poca distanza da noi al Borgo Marinari, ma stamattina più che la febbre aveva un po' di giramenti di testa e veramente non riusciva a trovare la forza anche di venire a partecipare a questa iniziativa, così. Voleva però che io vi esprimessi il suo dispiacere di non essere qua con noi. Detto questo, raccolgo la staffetta, anche se non indegnamente, ecco, e cercherò di raccontare per alcuni piccoli flash questo percorso che hai ricordato. Partirò da quando, 16 anni fa, nasceva la Città dell'Arte a Biella, in alcuni edifici abbandonati dall'industria tessile, che di Biella è stata il motore principale per più di un secolo. E in quei luoghi Michelangelo e noi, che avevamo cominciato con lui a sognare e lavorare per questa idea, parlavamo con espressioni ad esempio come arte al centro di una trasformazione sociale responsabile. E quando usavamo queste espressioni all'epoca ci guardavano un po' stupiti, magari interessati, ma non capivano bene quale potessero essere veramente il contributo che l'arte potesse dare ad una trasformazione sociale. La radice di queste idee, come hai ricordato, è nel manifesto che alcuni anni prima Pistoletto ha pubblicato. Era un manifesto perché in quel periodo era stato invitato a insegnare, a proposito di formazione, alla scuola dell'Accademia di Belle Arti di Vienna. E quindi lui era già un artista piuttosto affermato, si trovava di fronte una classe di diverse decine di giovani artisti, di straordinaria passione e spesso di grande talento, di un'energia pazzesca, pronti a mettersi in gioco, a lavorare, a fare. Michelangelo però sapeva che il sistema dell'arte
avrebbe potuto rispondere solo ad una minima percentuale di loro, perché funzionava e funziona tuttora il sistema del latte tradizionale in un modo per cui c'è un processo fortemente esclusivo. Dietro di sé aveva l'Europa, i cambiamenti degli anni, fine degli anni Ottanta, e le grandi problematiche che, oltre a livello micro, anche a livello macro, stavano esplodendo, e quindi diceva, caspita, io da una parte ho un potenziale, perché io lo vedo un potenziale in questi ragazzi, dall'altra parte ho una quantità enorme di problemi, com'è che non riusciamo a mettere in comunicazione intelligente questi due poli? E da lì lui ha detto, ci vuole un progetto, ci vuole un programma, ci vuole un manifesto che esprima il fatto che quel potenziale e quei problemi si possono incontrare. Se gli artisti, oltre a esprimere e rappresentare, cominciano a mettersi in gioco nel partecipare ai luoghi in cui le decisioni sono prese dagli esperti delle varie specifiche tematiche, se possono apportare lì un pensiero laterale, una creatività fuori dagli schemi, ma anche quella passione, proprio quel talento che hanno, allora c'è bisogno di raccontarlo, ma anche di rappresentarlo. Gli dicevano allora, e anche all'inizio, nel 98, 99, 2000, mi ricordo, ci dicevano sì, belle idee, ma molta utopia. E allora facciamo un salto avanti. Qualche mese fa il presidente Barroso chiama Michelangelo e altri intellettuali e artisti per un'iniziativa che si chiama New Narrative for Europe, in cui si... Perché fa questa iniziativa? Perché riconosce che il processo di costruzione del progetto europeo ha trascurato, che cosa? La cultura, l'arte, se vogliamo assumere un'espressione particolarmente concentrata, ma la cultura in generale, e che occorre ripartire, quindi guarda caso, rimettere al centro di un processo sociale la cultura. 10 giorni fa, faccio un altro esempio, ero a Ginevra, alle Nazioni Unite, dove abbiamo come città dell'arte messo in piedi una piattaforma di lavoro con i funzionari diplomatici del settore delle foreste e della sostenibilità ambientale per lavorare insieme su queste tematiche, quindi creatività e sostenibilità e gestione tecnica, pratica delle foreste addirittura. Quindi siamo scesi dai quadri, dove comunque ci piace ancora ogni tanto fare qualcosa, soprattutto se hai il talento come quello di Michelangelo, ma non solo, siamo voluti anche scendere da quei quadri e mischiarci ai professionisti che stanno lavorando nei vari ambiti. Tra una settimana a Medellin si tiene il Forum Mondiale della Città, World Urban Forum, anche questo delle Nazioni Unite, e come Città dell'Arte siamo invitati a portare dei casi studio di processi artistici che si dispiegano nei tessuti urbani, perché queste cose avvengono, ma spesso sono poco visibili, poco conosciute, e il loro potenziale viene colto, come quello di quei ragazzi all'Accademia di Vienna, in minima parte. Faccio ancora un paio di esempi concreti, mi piace dare degli esempi più specifici, io non sono un teorico. Una ragazza che è un artista, che ha lavorato con noi, ha fatto con la nostra scuola, oggi è a Nablus, perché è passata da realizzare delle opere che piazzava nelle gallerie, tra l'altro ne aveva fatta una qui a Napoli molto bella, aveva preso un telaio di una bicicletta arrugginita ai quartieri spagnoli e l'aveva rivestita di d'oro. E poi l'aveva lasciata lì solo con una catena, no? nel luogo pubblico. Però da quell'intervento lì, molto forte, simbolico se vuoi, lei ha sentito il bisogno di passare un intervento, anche lei può discendere da quel quadro, in quel caso era una scultura nello spazio pubblico, e adesso cosa fa? Ha aperto, insieme dalle attiviste di Nablus, un centro per donne legato alla cucina, che è diventato, ormai è established, un luogo di incontro per queste donne,
spesso sono legate, sono vittime della seconda intifada, quindi hanno perso figli, mariti, familiari, per incontrarsi, non solo per fare la spesa, ma anche per potersi parlare. Beatrice, perché Beatrice Catanzaro è l'artista, questo per lei è un progetto artistico, eppure è un progetto che nel suo micro però opera una trasformazione o partecipa ad un processo di trasformazione sociale, con tutte le difficoltà che potete immaginare, alcuni di voi anche meglio di me, che conoscete meglio quelle zone. In Africa centrale, in Camerun, arrivano tonnellate di vestiti dismessi da parte dei paesi più ricchi, che vengono convogliate lì da organizzazioni internazionali benefiche. Una quota che pare che non sia così irrilevante di questi sono fortemente pesanti, invernali, che è praticamente difficilissimo usare lì. Un artista, lui è un fashion designer, ha creato un atelier, prende questi abiti e li fa delle operazioni minime di intervento estetico, e che ne fa? Li rimanda su da noi e li riesce a piazzare nella haute couture, e con i quattrini che arrivano a lui e ai suoi colleghi, ormai ha una piccola microimpresa, sono una dozzina di fashion designer. E poi Filippo parlerà di un progetto a Malta che ha molto a che vedere con le nostre tematiche, ma lo lascio a lui. Tiro le fila del discorso, lanciandovi però un elemento che per Michelangelo Pistoletto e per noi è essenziale. Vi ho dato un po' di esempi di pratiche, il manifesto è un po' una teoria di una visione, occorre un disegno, un'immagine che rappresenti in maniera molto sintetica questa cosa, e poi gli artisti si sa che in questo tendono a essere piuttosto bravi. Allora Pistoletto ha creato a Città dell'Arte un segno che si chiama Nuovo Segno di Infinito, che ha molto a che fare con tutto questo. Sapete che il segno di infinito è come fosse un otto orizzontale. Lui ha cominciato a ragionare partendo da quel segno che lo affascinava per mille ragioni, individuando però in quei due cerchi affiancati due polarità opposte, che si toccano ma che non esprimono un equilibrio, soprattutto se le consideriamo come metafore di un primo paradigma storico della vita sulla Terra degli esseri umani, in cui è un po' l'Eden, il paradiso naturale, in cui la natura governava un po' tutta la nostra vita. Ma poi la civiltà umana ha avviato un percorso straordinario di intelligenza, di tecnologia, anche di arte, che si è un po' configurato come il paradiso artificiale. Ma questo secondo paradiso, lo sappiamo bene ormai, sta confliggendo come rotta sul primo, sul pianeta. E quindi nella sua immaginazione, nel punto in cui i due cerchi si incontravano, ha disegnato un nuovo cerchio, un più grande cerchio, e quindi un terzo paradiso. Terzo perché i primi due sono gli altri. Ed è un luogo, questo paradiso, dove le pratiche mettono in armonia l'intelligenza della natura e l'intelligenza umana. È un po' il sogno dello sviluppo sostenibile, se si vuole usare un'espressione più terra terra. Ed è un segnale che potete ritrovare, l'abbiamo portato anche al Louvre di Parigi l'anno scorso con una grande mostra, era sulla piramide per parecchi mesi, ma lo portiamo nelle scuole, lo portiamo nelle imprese, lo portiamo nei luoghi in cui questa visione di un terzo paradigma che riesca veramente a far mettere insieme le due polarità opposte sia praticabile. Quindi, l'ultima cosa, che cosa occorre? Abbiamo le pratiche, abbiamo anche un segno, un simbolo che rappresenta questo grande disegno, e occorre passare a una diffusione, a una trasmissione,
ad un'attivazione e rimoltiplicazione di queste capacità che esistono ma che sono ancora molto poco diffuse e poco largamente possedute. E quindi anche a Città dell'Arte abbiamo avviato una scuola. La scuola, se possiamo chiamarla di arte e società, che ha molto a che vedere con una visione politica. Infatti una delle sue sottodeclinazioni o sottotitoli è la scuola di demopraxia, quindi più che di potere, di fare, di pratiche concrete che si stanno attivando nel sociale. Mi piacerebbe mettere in relazione questa scuola di demopraxia, queste pratiche artistiche nel sociale, con altri tavoli, magari anche quelli che lei, il professore, raccontava prima, che stanno lavorando poi concretamente nei luoghi. Termino con una piccola provocazione, e finisco veramente, che viene appunto dall'arte. Ahmet Ogut è un artista turco che adesso vive a Londra. Ha creato una istituzione che si chiama Silent University, l'università silenziosa. Che cos'è? È un'organizzazione che raccoglie i migranti con competenze importanti nelle più disparate discipline, dal creare impresa a bonifica ambientale, a letteratura sanscrita, eccetera, che non possono trasmettere nei circoli tradizionali, formali, questa loro conoscenza, perché non sono inquadrabili dal punto di vista amministrativo, e lui crea dei momenti temporanei in cui loro fanno i corsi. Online ci si può iscrivere, ci si ritrova in alcune locations di Londra e loro ti trasmettono questa conoscenza. Quindi è un potenziale che è stato trasferito e attivato da un processo artistico. Ecco, grazie. Grazie a Paolo Naldini. Filippo Fabbrica, ve lo ricordo, insomma, si occupa di Love Difference e ci racconta adesso che cos'è. Filippo. Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'opportunità. Parlerò a nome sia di Michelangelo Pistoletto, ma anche di quegli artisti che hanno scelto di lavorare con le pratiche di cui Naldini parlava, quindi artisti che decidono di lavorare, di utilizzare la loro creatività in un'arte pubblica basata sulla comunità. Questo diventa ormai uno scenario dove innumerevoli sono gli esempi in tutte le parti del mondo e anche nella parte sud del Mediterraneo, ossia artisti che lavorano a stretto contatto con le comunità, portando innovazione, cambiando i contesti, valorizzando quello che è il potere creativo della comunità. Cercherò brevemente di rendere più concreto come possiamo quotidianamente portare questa visione e parlare d'arte senza immaginare delle opere a volte è difficile, quindi vi chiederò di immaginare un lavoro che è simbolico, creato appunto da Pistoletto, che è il primo lavoro simbolo di Love Difference, dell'associazione culturale per cui lavoro, che è un tavolo. Un tavolo che ha una forma particolare, la forma è quella del mare Mediterraneo, quindi vi invito a immaginare il mare come il mare liquido che conosciamo, la forma del mare Mediterraneo che diventa un tavolo, quindi le isole spariscono, diventano degli spazi vuoti e i confini, l'Italia diventa un vuoto. E tutto diventa specchiante e diventa quindi una forma a cui attorno si può sedere, una forma che volutamente viene posta a 70 centimetri, quindi nel momento in cui ci si è di fronte ci si specchia a metà della figura e parlando si vede l'interlocutore in due dimensioni, una dimensione nello specchio e quella reale. Questo diventa un luogo di incontro, un luogo diverso, un luogo neutro, uno spazio altro di dialogo dove si discutono tematiche
le più varie. Viene presentato nel 2003 all'interno della Biennale di Venezia, all'interno di Utopia Station, e in quell'ambito lì, in quel contesto, per tutta la durata della Biennale vengono discusse tematiche differenti. C'è un incontro tra artisti dei vari paesi del Mediterraneo attorno a un tavolo del genere. Automaticamente quelli che possono essere stereotipi su chi si ha di fronte, su chi interviene, tendono ad avere un valore differente. E questo è sicuramente creare luoghi di dialogo altri è quello che l'arte può fare, quello che gli artisti possono fare, che possono aiutarci anche in quello che è il quotidiano, il lavoro di ognuno di noi, dove alla fine tante volte ci dobbiamo confrontare con quelli che sono i pregiudizi. Ma sicuramente un altro ruolo degli artisti che lavorano con la comunità è quello di rispondere a dei bisogni. Perché ovviamente dagli incontri attorno al tavolo siamo andati a raccogliere diversi bisogni, e a un certo punto anche con Pistoletto ci siamo detti forse visto che abbiamo messo al centro la relazione con questo tavolo, abbiamo una relazione altra, forse non ci serve più neanche il tavolo. E quindi abbiamo deciso di continuare a costruire nuovi spazi di relazione, nuovi spazi di dialogo, anche senza il tavolo. Siamo arrivati a Malta, dove un centro di accoglienza di richiedenti asilo ci ha portato dei bisogni. Il bisogno era quello di un gruppo che voleva migliorare il proprio lavoro e modificare quello che era la loro politica nella gestione dello spazio. Uno spazio che potete immaginarvi era uno spazio dove c'erano delle forti tensioni sociali. Allora il nostro ruolo di artisti è stato quello di costruire un processo che permettesse di far emergere quella che erano i bisogni e quella che era l'energia creativa di chi lavorava in questo centro. Abbiamo utilizzato tecniche proprio dell'arte, abbiamo fatto sì dei disegni, abbiamo fatto del teatro, abbiamo fatto delle performance dove le persone si guardavano senza parlare negli occhi. Da questo processo orientato, guidato, sono emerse non solo delle idee, ma si è costruito attraverso un processo artistico quello che era un sentire nuovo nei partecipanti, in chi lavorava in questo centro. Oggi questo centro è cambiato completamente e non entro nei dettagli, ma questo centro, a seguito di questo laboratorio, ha cambiato aspetto, ha cambiato il proprio rapporto di gestione dei migranti, ha cambiato le regole con cui i migranti gestiscono gli spazi e si è portato al centro quello che era veramente i bisogni dell'essere umano che arriva in quel luogo e ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di supporto. Questo è stato un grande esempio, un grande successo, ed è quello che avviene nel momento in cui attraverso l'arte e la creatività, insieme con tutte le altre competenze degli operatori di questo centro, ci permette di cambiare quella che è l'energia di un sistema. E a volte, anzi molte volte, l'arte e la creatività ci danno la chiave per cambiare quella che è l'energia di un sistema. Perché oggi ci troviamo di fronte a delle grandi sfide dove la portata innovativa è necessaria. Dobbiamo cambiare la maggior parte dei modelli con cui gestiamo la quotidianità è da ripensare. E valorizzare la creatività del singolo, del collettivo, diventa la chiave di svolta con cui poter arrivare a lavorare in questo senso. Forse per fare un esempio molto concreto, le piazze italiane sono delle grandi opere collettive, sono il risultato di
di quello che era il lavoro di comunità che andavano a rimodellare la piazza rinascimentale, a rispondere a quelli che erano bisogni di una società che cambiava. Noi oggi siamo di fronte a questa nuova sfida, non possiamo non pensare di trovare una risposta collettiva, e quindi dobbiamo imparare a usare gli artisti per aiutarci in questo, ma dobbiamo soprattutto valorizzare la nostra creatività per andare a rispondere a questi bisogni, e sicuramente la co-creazione è la chiave di volta con cui noi possiamo accedere a quello che è l'elemento poi più interessante e affascinante, che è andare a riscoprirsi ogni giorno creatori. Quello, il sé, è l'elemento strategico che noi possiamo mettere in gioco in tutti questi processi. Se non ci mettiamo in gioco singolarmente col nostro potere creativo, difficilmente riusciamo poi a ottenere tutti questi grandi obiettivi di cui stiamo discutendo oggi. Quindi è una battaglia quotidiana, o più che una battaglia, forse è affascinante, è una grande chiave di volta. Questo Love Difference ha studiato diverse metodologie, e quindi noi abbiamo sviluppato negli anni una ricerca interdisciplinare su come costruire dei processi co-creativi e come questi processi co-creativi possono trasformare ed essere portatori di trasformazione di quello che io chiamo l'energia sistemica, non solo io chiamo energia sistemica, ma quello che è il grande i contesti. E concludendo, posso soltanto dire veramente di immaginare l'arte e gli artisti che si occupano di arte basata sulla società come una grande risorsa da utilizzare. Questo è l'invito. Tutto quello che non sono riuscito a raccontarvi lo trovate con esempi più concreti sul sito di Love Difference, e lì trovate anche link ad altre esperienze di arte di co-creazione anche in altri paesi del Mediterraneo, dall'Egitto al Marocco, alla Palestina. Grazie. Filippo, grazie a te. Noi, con una puntualità sorprendente, abbiamo 10 minuti per voi, per il pubblico, per osservazioni, domande. Vi chiederei soltanto di essere concisi nei vostri interventi, se ci riuscite, così poi, sempre rispettando la nostra tabella, alle 5:30, 5:35, Filippo salirà qua per tirare un po' le fila della giornata. Quindi, se volete un microfono, mi immagino che girerà, o se no fate senza microfono. C'è un intervento del Signore. Poi non so se noi saremo in grado di rispondere a eventuali domande, in caso Filippo ci aiuta. Buongiorno, buonasera a tutti, buonasera a Napoli, alla Commissione Europea, al Governo Italiano. Io mi chiamo Marcello Zuinisi, sono legale rappresentante dell'Associazione Nazione Rom. Veniamo qui a Napoli oggi come componente istituzionale del tavolo della Regione Liguria, che primo in Italia applica coerentemente gli accordi quadro strutturali che il governo italiano, il presidente Giorgio Napolitano, ha firmato a Bruxelles il 5 aprile 2011. Da questi accordi è varata una strategia nazionale di inclusione per Rom, Sinti e Camminanti, e da questa strategia siamo arrivati al primo tavolo regionale di inclusione Rom. La sostanziale e importante novità di questo tavolo è che i Rom siedono con i comuni, le prefetture, le regioni, il governo, e decidono la propria vita. Allora io colgo l'assist fatto da Filippo Fabbrica rispetto all'arte, però portando una domanda e una proposta, che è una proposta invece collettiva, non individuale. Perché qui abbiamo una documentazione che ora consegneremo anche al dottor Giovanni Tria, abbiamo già consegnato al dottor Battistotti, abbiamo consegnato al Benedetto della Vedova, al sottosegretario di Stato, abbiamo già inviato al sindaco e consegnato al sindaco, che riguarda un invito
al tavolo regionale che si terrà il 14 aprile a Genova, perché questo tavolo è dedicato alle questioni lavoro. Allora, qui c'è un progetto di inclusione lavorativa. Stiamo parlando dell'Europa e le politiche di migrazione. Noi sappiamo che il principale valore economico che esiste in Europa e nel mondo è l'essere umano. Includere l'essere umano genera ricchezza. Escludere l'essere umano genera barbarie, razzismo, morte, distruzione. Con questa premessa di politica economica elementare, abbiamo sottoposto alla Regione Liguria, all'ANCI e a tutti i comuni un progetto di inclusione lavorativa, il primo che speriamo di attuare. Sono 55 posti di lavoro, i Rom offrono lavoro agli italiani. È una fiera mercato, che è uno scambio anche commerciale, ma soprattutto umano, perché questo, all'interno di questa proposta di fiera mercato c'è una proposta culturale, artistica, permanente, che si svolgerà nel fine settimana in uno dei quartieri più popolosi di Genova. Questo vogliamo veramente anche invitare la Michelangelo Pistoletti, la Fondazione della Città dell'Arte, a poter anche conoscere questa progettualità che stiamo facendo, perché predispone anche uno statuto degli artisti, fra l'altro. Sì, sì, arrivo, lo so, io c'è un fattore anche importante, ora consegno il documento e finisco, che è quello dell'educazione. Io sono un educatore professionale e so che la comunicazione non può essere univoca. La comunicazione all'interno dei convegni, dei dibattiti, deve vedere fra gli interlocutori, e questo è auspicato della Commissione europea, e c'è le lettere che ora consegnerò al dottor Giovanni Tria, un rapporto fra pari. Allora, un rapporto fra pari significa arriva un sottosegretario, parla, poi dopodiché ascolta, perché arrivare a fare delle dichiarazioni come quelle che potremmo affrontare la crisi aumentando il deficit, questo non è una cosa, per esempio, secondo noi plausibile, cioè si deve ascoltare. Noi sappiamo che possiamo uscire dalla crisi con l'inclusione e il lavoro, non aumentando il deficit. Con queste diciamo, parole auspico questo invito alla Commissione europea, chiaramente è il coordinatore Lorena Rambaudi che abbiamo scritto, che speriamo che vi inviti, insomma, a partecipare per costruire un'Europa insieme, un mondo di pace e amore insieme. Grazie, se lo vuole lasciare. Grazie. Sì, dai. Altri interventi? Vengo io. Non so se poi c'è qualche feedback, Giorgio, che volete dare voi. C'è un sì. Ha partecipato alla prima sessione. Una domanda. Come possiamo, in certo senso, in parentesi, cioè costringere l'Europa a costringere i paesi membri dell'Europa, come le regole per l'economia, così costringere anche a rispettare o fare leggi unici anche per l'immigrazione? Risponde la parola. Credo che questa sia per me, perché chiaramente sì, ho comunque negli ultimi anni l'esperienza delle negoziazioni molto difficili sulle legislazioni europee sull'immigrazione. Non abbiamo sicuramente gli stessi mezzi, le stesse competenze, e anche c'è la stessa volontà politica, per essere onesti, di armonizzare, così come è armonizzata la politica economica e monetaria oggi nell'ambito dell'immigrazione. Abbiamo armonizzato le regole per alcuni tipi di immigrati, e per quanto riguarda naturalmente poi l'asilo, la protezione, lo stiamo continuando a farlo, ma è comunque molto difficile, perché gli approcci, i bisogni, le mentalità nazionali sono diverse, le sensibilità molto diverse, quindi anche arrivare a delle regole minime di armonizzazione, che abbiamo già per diversi settori, l'ho menzionato prima, lo stiamo facendo adesso per altre categorie, già è molto difficile arrivare ad un'armonizzazione minima, quindi delle condizioni d'ingresso per quanto riguarda i diritti e poi, come dicevo, per quanto riguarda la mobilità tra i paesi UE. Quindi noi è uno sforzo che facciamo e che continuiamo a fare e che continueremo a fare, e anche non solo l'armonizzazione ma anche poi l'applicazione concreta, perché quello è un altro punto dolente, diciamo, le regole, anche quelle che ci sono, poi bisogna assicurare l'applicazione corretta ed efficace sia per quanto riguarda l'immigrazione e l'asilo, quindi è molto difficile.
la volontà politica a volte, diciamo, non c'è unanimemente, diciamo, per quanto riguarda gli Stati membri, c'è della Commissione sicuramente, ma ecco, l'Unione Europea è un organismo complesso dove abbiamo la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio, il Parlamento, quindi sono delle dinamiche che sono complicate, però diciamo, da parte della Commissione c'è la volontà di proseguire nell'armonizzazione e nell'avere un approccio comune per quanto riguarda il fenomeno migratorio, quindi diciamo, noi continueremo a incoraggiare tutti gli Stati membri ad avere un approccio il più possibile comune, sapendo che anche le situazioni a livello del mercato del lavoro possono essere diverse naturalmente, quindi non intendiamo armonizzare il livello, le quote, i flussi, non c'è neanche la competenza, però le regole sì, di ammissione, i diritti, la possibilità di muoversi, questo sì, le procedure, questo è quello che noi abbiamo cercato di fare e che continueremo a fare anche nel futuro. Ci sono altri interventi, domande? Prego. Grazie. Io sono una demografa dell'Università La Sapienza e ho una questione da porre alla Commissione europea. Dunque noi, come tutti sanno, conosciamo vite miracoli dei miliardi di cellulari che abbiamo al mondo, conosciamo tutto sugli autocarri, gli automezzi, le automobili mondiali, ma non conosciamo l'identità dei nostri, cioè di 7 miliardi di abitanti del pianeta, così come non conosciamo l'identità di tanti milioni di immigrati nel mondo. Cioè noi non sappiamo spesso come si chiamano, che età hanno, dove sono nati, che cosa fanno, che professione hanno e così via. Credo che con i mezzi informatici a disposizione non dovrebbe essere molto difficile arrivare a questo. Allora, questa è solo una premessa per sollecitare la Commissione nell'ambito degli accordi che si fanno con i paesi terzi, pochini, Marocco e Tunisia in tutti questi anni, nella riva del Mediterraneo proprio poco, ma almeno con i paesi in cui si riesce a fare gli accordi, di avviare una sorta di anagrafe dove il paese con cui facciamo l'accordo cerca di individuare, proprio da un punto di vista anagrafico, nome, cognome, età, luogo di nascita, ma anche professione, e anche il livello di istruzione e anche fedina penale, direi, di tutti coloro che intendono effettuare una migrazione. Questo sarebbe utilissimo, uno per evitare la migrazione clandestina, due per avere nella migrazione legale un database fondamentale per tutti i paesi che vogliono programmare in modo serio dei flussi regolari di migranti. Ecco, quella dell'anagrafe che parte dai paesi con cui fate gli accordi, ma la speranza è che tutti i paesi, diciamo, che hanno immigrazione abbiano questa anagrafe, credo che sia una linea forte da portare avanti, che può risolvere in futuro molti problemi. Ovviamente poi purtroppo devo andare, sì no, una proposta interessante, ora non so quanto sia fattibile una base dati, un'anagrafe mondiale, però no, sicuramente per quello che riguarda le professioni, le talenti, le competenze, diciamo l'avevo menzionato anche prima, anche nell'ambito dei partenariati di mobilità c'è uno sforzo in qualche modo di capire meglio quali siano i bisogni innanzitutto degli stati che partecipano ai partenariati e quali siano le competenze e anche la formazione che è necessaria nel paese terzo e anche nel paese d'accoglienza perché rispondano effettivamente ai bisogni. Quindi questo sicuramente è importante e si fa e si farà. Io ovviamente avevo menzionato il Mediterraneo, il Marocco e la Tunisia perché sono i paesi col quali sono stati firmati, c'è uno sforzo di dialogo e di cooperazione con altri, avevo menzionato la Giordania, poi come avevo detto la Libia e l'Egitto sono situazioni anche politicamente più difficili, quando ci saranno le condizioni sicuramente sono delle priorità. Per quanto riguarda l'aspetto penale, diciamo la fine penale, sicuramente diciamo, una delle condizioni che vengono controllate da tutti gli Stati membri all'ingresso è sicuramente se c'è la persona è nel sistema di informazione Schengen o nei database della polizia, sicuramente non viene ammessa, è una delle precondizioni, quindi per quello rassicurerei che non c'è nessuno Stato membro che normalmente ammette cittadini di paesi terzi che abbiano... Ecco, che possono essere considerati come una minaccia all'ordine pubblico, eccetera. Quindi, però ecco, sicuramente come dicevo il dialogo e la cooperazione con i paesi d'origine sono un elemento fondamentale.
non so se qualcun altro vuole aggiungere. Io purtroppo devo andare, mi dispiace non per non ascoltare, ho ascoltato molto da stamattina ed è stato molto interessante, ma devo tornare a Bruxelles. Grazie a tutti. C'è qualche altro intervento dal gruppo? Ecco, perfetto. Scusatemi, è giusto due cose, perché insomma mi sembra che si guardi sempre alla politica di migrazione con una visione molto italocentrica. Insomma, se il problema è europeo, cerchiamo di affrontarlo un poco più laicamente e più dal punto di vista europeo. Nessuno qui fa accenno, per esempio, al discorso della comunicazione per quanto riguarda, è stato fatto stamattina in uno dei tavoli. Però insomma mi sembra che sia stato un po' glissato l'importanza di comunicare che cos'è l'emigrato. Non è possibile che noi parliamo di migrazione solo e soltanto come un problema. Cerchiamo di dare anche qualche aspetto positivo dell'emigrazione, quindi di quelli che vengono in Europa, non in Italia. Noi guardiamo al problema perché vediamo le barche che arrivano a Pantelleria, la nostra emotività viene scossa quotidianamente, insomma, il problema non è soltanto italiano, perché se dovessimo parlare di quello italiano dovremmo cominciare a ritornare un po' indietro con la legge Martelli e andare avanti. È periodo in cui si diceva se non ci sono momenti di occupazione certa è inutile far arricchire la manovalanza criminale con persone poverette che arrivano da paesi dove non hanno di che vivere, e quindi abbiamo visto quegli esodi biblici, ma siamo sempre restati in qualche maniera come degli spettatori, come Europa. Ecco, cos'è la politica europea della migrazione? E anche quella, dicevo stamattina rapidamente, anche quella del ritorno di queste persone nei loro paesi di origine, addirittura cercare di fare qualche cosa nei paesi di origine per non farli muovere e creare delle condizioni di migliore vivibilità. Era quello che avrebbe dovuto fare la politica di cooperazione in senso lato. Cioè, sono poche cose, qua nessuno vuole scoprire l'acqua calda, però cerchiamo di guardare al problema nella sua realtà, cioè le schedature, i database, tutto bene, però cerchiamo di capirne poi l'utilità finale, qual è. Signori, insomma, qualche secolo fa qualcuno diceva che è espiata la pena se diventa cittadini normali. Ecco, se dobbiamo ancora andare a guardare in alcuni casi perché e per come si è commesso un reato, che tipo di reato, e se questo reato è inibente per la libera circolazione, allora io dico benissimo, guardiamo la validità dei titoli di studio, guardiamo queste cose un poco più serie e più efficaci per quanto riguarda poi la vivibilità a contatto con l'emigrato. Cioè non dobbiamo avere paura di confrontarci con un mondo che evolve, non possiamo soltanto dire l'Italia non cresce, per fortuna che arrivano gli immigrati che fanno figli, sarebbe ridurre il problema a poca cosa. Grazie. Ok, buongiorno a tutti. Io prendo solo un concetto che mi ha... Sì, buongiorno a tutti, scusatemi. Marina Lalovic, sono una giornalista di Radio 3, nonché da fino a dicembre conducevo anche un programma di un proprio contenitore mediatico dedicato all'immigrazione che si chiamava Babel TV. Ahimè, anch'io ho delle origini migranti, sono di origine serba. Io devo dire che un concetto che mi ha colpito e che ho trovato molto curioso è quello dell'idea che ha definito i migrati, cioè mi rendo conto che lo sto estrapolando, però i migrati come lavoratori transnazionali ha preferito insomma definirli. Cioè è giustissimo, però da qui poi nasce tutta una un approfondimento un po' più dettagliato dell'essere immigrato. Più che altro, secondo me, è necessario, poi parto dalla mia esperienza personale, oltrepassare e fare una specie di integrazione 2.0, cioè oltrepassare dai contenitori ad hoc relativi agli immigrati. Penso che è necessario soprattutto partire alle politiche di immigrazione, ai media dedicati ai migranti, e in prima persona ho partecipato e ne vado molto fiera, però credo che lì dove siamo mancati, cioè dove doveva essere un, cioè un,
un seguito sia nel comunicare l'immigrazione, ma soprattutto approcciarsi, è proprio non fare più distinzione fra i migranti e gli autoctoni. Non fare più distinzione fra i migranti e i lavoratori, cioè sono tutti lavoratori. Un altro aspetto, e mi rendo conto che poi è dedicato a ogni paese, è l'aspetto burocratico. Parto dalla mia esperienza personale. Quello che mi ha ostacolato di più, diciamo dal punto di vista burocratico, nell'ottenimento del permesso di soggiorno è mettersi nel calderone con tutti quanti. Abbiamo avuto tutti quanti lo stesso percorso per ottenere il permesso di soggiorno. Io non dico che bisogna creare i cittadini migranti di serie A e di serie B, però anche sono consapevole che questo aiuterebbe anche di come dire, accelerare certe pratiche, che quando uno viene per lo studio, uno viene per ricongiungimento familiare o per lavoro, o uno che richiede asilo politico, è necessario in qualche maniera fare la distinzione. Mi rendo conto che questo cambia molto dalla città alla città, però ecco, magari fare anche una politica europea integrata in queste pratiche che poi alla fine fanno la vita di un immigrato, diciamoci la verità, è molto necessario, e fare una specie di must, cioè è una necessità che ogni paese abbia la stessa, in qualche maniera, almeno traiettoria burocratica. Poi ovviamente come vengono concessi, ovviamente dipende dal numero e dalle necessità del paese. Questi sono due aspetti abbastanza, come dire, cioè che si discostano, quello dell'esperienza di Babel, che credo sia un buon esempio di come è necessario in futuro avere queste persone, questi migranti come protagonisti, non necessariamente legati alla creazione dell'informazione legata all'immigrazione, ma che si mescolano con i giornalisti, ma anche in molti altri paesi. Grazie mille. Grazie mille Marina Lalovic. Non so se qui dietro, ora non voglio prendere altro tempo, ma se da qui c'erano, ecco, preghiamo di fare interventi. Non, ecco, prego. Breve. Sono Ibrahim Jacobu e volevo sapere, per questo incontro, perché i migranti non sono coinvolti alla tavola rotonda? Perché le esperienze che abbiamo, meglio che partecipiamo a... per dare i nostri contributi, non i migranti, e da noi non si sente niente, non sanno che cosa siamo, che cosa facciamo su questa città d'accoglienza e di residenza. E veramente mi dispiace tanto che non siamo stati coinvolti. Grazie. Non so se valgo anch'io, ma io sono un migrante e sono stato il facilitatore di tutto l'incontro della mattina, perché sono nato in Brasile da genitori migranti italiani partiti dal porto di Napoli nel 59 e io sono nato nel 63, però è un'osservazione di cui bisogna tenere conto. Altre osservazioni? Ecco, prego, prego, aspetti, vengo qua, vengo. In Campania. Buonasera, sono legale dell'Associazione Donne Cartagine del Mediterraneo. Il signore lui parlato per gli immigrati residenti in Campania. Certo, e dove stanno? Se noi proprio diciamo tutto questo è per il nostro interesse, per l'integrazione, non ci stanno gli immigrati, che vuol dire? Diciamo, l'evento, per quello che avete visto, è stato costruito proprio per raccogliere, elaborare. Nella prima parte, fra l'altro, ci sono state anche delle persone che rappresentavano, però ecco, sono risultati che si stanno costruendo insieme e siamo qui appunto ad ascoltare. Vedrà che questa volta succede qualcosa. Amen, davvero. Amen da lei. È giusto, amen, va bene, grazie. Non so se ripasso a voi, se avete delle risposte rispetto a questi contributi del pubblico, professor sì, Tria. Sì, posso ad alcune domande, perché alcune sono relative all'organizzazione dell'evento e non rispondo. Diciamo, il chiarimento sul termine lavoro transnazionale, la risposta la potrei dare rispondendo a quanto osservato giustamente Silverio Ianiello in seconda fila. Il lavoratore transnazionale non è che una figura diversa dal lavoratore, non lo sa in questi termini. Dico semplicemente, se parliamo 2.0 o 3.0, come vogliamo, che il lavoro, in quanto tale, i lavoratori saranno in misura crescente transnazionali, nel senso che girano, come gira in un processo di globalizzazione, soprattutto in un'area,
è questo. Allora, questa è una parte della migrazione, certo, il problema delle migrazioni, c'è un problema anche poi di cittadinanza, di installarsi, la problematica è molto complessa, però in che modo si parte se i movimenti delle persone che non sono soltanto in fuga, ma che si muovono in cerca di lavoro o in cerca anche di un lavoro migliore, anche, si parla anche di persone non soltanto dei disperati, come si dice, ma c'è un lavoro, una migrazione di lavoro intellettuale altamente qualificato. Per rispondere a quello che faceva notare prima Iannello sui titoli di studio, ma non c'è in Europa un criterio, processo accettato di riconoscimento dei titoli di studio al di fuori dell'Europa, il che significa che in paesi, per esempio, come l'Italia, dove il titolo di studio ha un valore legale, per esempio nei concorsi pubblici, quello che ha un dottorato ad Harvard, non sto parlando di un dottorato a Rabat, il suo titolo non vale per l'accesso al concorso pubblico. Abbiamo una situazione di questo tipo. Allora, queste sono appunto, più che le schedature. In che modo si interviene sulla mobilità del lavoro? Se io non posso riconoscere il titolo ufficialmente rilasciato dall'università americana, che veramente noi abbiamo nel Mediterraneo una crescita enorme di persone istruite in università, di cui alcune sono di buon livello e sono un elemento di massima instabilità sociale, quella disoccupazione giovanile istruita, anche che esce dall'università, sono piene di manifestazioni, se uno va a Rabat in questi paesi, di questo tipo, sono quelli che alla fine hanno avviato anche la famosa primavera araba. E l'Europa ha bisogno anche di queste persone, ha bisogno che vengano in Europa, ma anche bisogno di utilizzarle nei loro paesi. Perché l'Europa non entra, invece di non istituisce presso tutte le università, o non tutte, insomma, almeno alcune, le principali università del mondo, della sponda sud del Mediterraneo, dei centri di orientamento e di intervista di coloro che si graduano là, aperto, organizzato per le imprese, per esempio, europee. Come a un certo punto nelle grandi università americane le imprese vanno nelle grandi università a intervistare coloro che si stanno laureando prendendo i titoli di studio per poterli poi assumere, quelli, eccetera. Allora lì i giovani, soprattutto partendo da quelli che sono, eccetera, stanno lì ed escono fuori, e quello dobbiamo riconoscere. Questa è un'azione concreta, che è un programma che potrebbe fare l'Europa e potrebbe fare anche l'Italia per quanto riguarda l'immigrazione in Italia, ma siccome è l'Europa, fa parte dell'Europa, dovrebbe fare l'Europa, il riconoscimento dei titoli, e questo è che bisogna fare. E questo rispetto alle cose che dicevo anche prima su tutto quello che riguarda quindi la mobilità di quello chiamato il lavoro transnazionale, perché molti sono autorità transnazionali, vogliono venire qui a lavorare 10 anni, poi si stufano o perché non c'è più il lavoro andranno in Francia e la pensione non la prenderanno, perché anche per i cittadini italiani se raggiungi 20 anni all'INPS non c'è la pensione, cioè o hai il minimo, perché una volta che il lavoratore immigrato sta in Italia e qui c'è a lavorare, ma già ci sono le norme europei, anche italiani, per cui lui è uguale ai lavoratori italiani. Se la fa anche per farli rispettare, però in teoria c'è tutto quanto. È il problema della mobilità che è ancora da affrontare. A questo punto io inviterei Philippe Farg, direttore del Migration Policy Center, che è colui che ci ha accompagnato nel corso di tutta la giornata e sulla base del cui lavoro abbiamo un po' delineato tutte le cose che avete ascoltato questo pomeriggio e stamane, di chiudere un po' le fila di questa giornata. Di nuovo, sì. Non voglio ripetere le conclusioni eccellenti fatte da Stefano Poggi sulle sessioni di questa mattina. Voglio solo porre l'accento su due fatti. Primo fatto, date le sue dinamiche demografiche,
L'Europa avrà bisogno di più lavoratori e cittadini, non solo di migrazioni temporanee, ma anche permanenti. Secondo fatto, l'integrazione è necessaria ed è un processo graduale. In primis c'è l'integrazione nel mercato del lavoro, che richiede uguali diritti formali e sostanziali. In secondo luogo c'è l'integrazione culturale, che si gioca a livello delle istituzioni locali, comuni, scuole, eccetera, eccetera. In terzo luogo, l'integrazione politica, che dovrebbe garantire il diritto di voto agli stranieri alle elezioni locali. Infine, l'acquisizione della cittadinanza, che va semplificata. In tutti questi aspetti l'Unione Europea ha un ruolo da giocare, non solo stabilire dei principi, ma sancire delle regole. Sulla base di tutto quello che ho sentito oggi, voglio lanciare un messaggio chiaro. Esiste un rischio enorme che l'Europa si chiuda agli stranieri. Allo stesso tempo, esiste un grosso rischio che l'Europa non raggiunga la sua costruzione interna. In questo caso, l'Europa si condanna a indebolire la sua posizione nel mondo. Una Europa sempre più piccola e non ancora unita non avrà più voce. Come ci insegna la storia, l'apertura è sinonimo di potenza. Personalmente, come demografo vorrei che i nostri politici abbiano il coraggio di gestire le dinamiche negative che sono già note, ma che agiscono lentamente, invece di concentrarsi sul giorno delle prossime elezioni. Mi rivolgo anche ai giornalisti, ricomando loro di porre uguale attenzione al lato positivo dell'immigrazione, alle storie di successo, non solo agli aspetti più spettacolari e meno positivi. E perché disarmare la xenofobia è divenuto una sfida prioritaria. Grazie a tutti per questa interessante giornata. Grazie. Forse tu voglia fare il saluto così. Da parte mia un brevissimo saluto per chiudere questa giornata molto ricca. Abbiamo cominciato questa mattina con gli workshop deliberativi che stanno lavorando sempre meglio, mi sembra, grazie all'interazione di tutti i partecipanti e del fatto che abbiamo imparato a lavorare assieme. Ringrazio ancora Philippe e tutto il Migration Policy Center per il contributo scientifico che ci hanno dato. Ecco, io credo che, mi pare che qualcuno prima dicesse che siamo stati concentrati sull'Italia, non mi sembra vero. Questa mattina, andando a rivedere quello che è uscito dal lavoro degli workshop, c'è moltissima Europa, si parla sempre di politiche coordinate che dobbiamo prendere assieme. Non è stato messo il focus in particolare sull'Italia e soprattutto quello che è uscito anche non è solo l'aspetto diciamo delle politiche di guardare solo ai migranti come un problema da risolvere, ma come un'opportunità che abbiamo. Abbiamo detto anche in molti degli workshop, ho cercato di fare attenzione, c'è stata anche proprio la necessità di lavorare assieme ai paesi da cui gli emigranti provengono. Bisogna veramente cambiare, credo, l'atteggiamento anche delle politiche europee che riguarda poi non solo, ricordiamoci, non solo le istituzioni europee, ma anche i singoli paesi che compongono questa Unione. Cioè, dobbiamo imparare a lavorare, a identificare quali sono le necessità,
a considerare le politiche migratorie e gli immigrati come un'opportunità e a lavorare con i diversi stati da cui provengono. Quando si è parlato questa mattina di Erasmus Mediterraneo, non era inteso solo come un programma per gli studenti universitari, si intendeva qualcosa di più e di diverso, cioè il cominciare a lavorare assieme nei vari stati, specie quelli che si affacciano sulla sponda nord del Mediterraneo, per preparare coloro che emigreranno in Europa e dare loro degli strumenti linguistici o anche appunto una strumentazione intellettuale capace di permettere loro di superare il primo impatto, che spesso è molto difficile. Chi emigra perché ha bisogno spesso non ha nessuno strumento di lettura della società in cui arriva. Ebbene, bisogna lavorare anche su questo. Credo che siano queste alcune delle cose più importanti che sono emerse questa mattina e che adesso appunto ringrazio ancora i nostri giornalisti Giorgio Zanchini e Stefano Polli, che hanno lavorato a questo assieme al Migration Policy Center. Elaboreremo nei prossimi giorni un documento che sarà poi messo online e poi sarà mandato alla Commissione a Bruxelles. Ricordiamoci che questo deve essere una base su cui costruire un lavoro comune per migliorare le politiche di migrazione. Vi ringrazio tutti per essere stati qui fino ad adesso, grazie ancora a tutti, buon lavoro. Thank you.